benissimi, come state? Oh. Salve, Ciao. salve. Oggi, ecco, ognuno si è presentato oggi a suo modo. Oggi siamo con due persone dalla dubbia salute, una persona da... dalle dubbie patenze. Allora, diciamo che siamo quattro persone parecchio dubbie, e dubbie è la cosa migliore che ci possiamo dire, cioè, perché poi... Sì, no, poi un po' troppo il resto. Come state, ragazzuoli? Comunque, un saluto a Gippo e a Fabione. E uno sciottino a Gippo. Uno sciottino di cosa? No, io offrirei uno sciottino anche al buon Fabio, poverino. Ma Fabio non ha un canale Twitch, non posso fargli lo sciottino. No, però gli puoi offrire uno sciottino. Ah, gli posso... Cosa gradisci, Fabio? In questo... Guarda... Dell'arsenico. Te lo stavo per proporre, ho detto. Stavo per dire, in questo momento, guarda, ti propongo dell'arsenico. Onesto. Una anche per me, grazie. Una anche perché ho capito. Te, Gippo, a questo punto, non so. Per favore, mettiti in coda, Cosa gradisci? Un po' boh. Mi piace. Che... Cloroformio. Tanto avvio, ossio. Ma mi piace la mandorla. Ma scusa, tu non hai le scorte in casa? Sì, in effetti dovresti averci un intenditore come lei. Sì, perché quando Leo mi dice di mangiare le mandorle, io prendo 40 grammi di... Giustamente. Grande. Ogni mandorla è un grammo di cloroformio. Sì. Un grammo di mandorla è un grammo di cloroformio. Bello. Nuova pubblicità per le mandorle. E vedi come le metti subito le mandorle così. Lascia fare, Mizze. Non so se si Ma chi fare. La fa la ciurma? Sto avviando. Ma se sì, vuoi farla te... Io sto avviando. Invitaci pure. Ditemi quando posso inviare. C'è il mio monitor che ogni volta che avvio cose fa cose. Cose? Sì, cose. Fa cose. Aspettate, un monitor, è normale che faccia cose. Cose. Allora. Oh, eccolo qua. Ora, scusate se non avete visto Samu, avete visto cose strane. Stavo sistemando tutto e niente. È partito il borno. No, aspettate un attimo. A me non si avvia il gioco. Oh, ce l'ho fatta. Vabbè, io intanto continuo a giocare a solitario quando vi siete decisi. Ok, si sta avviando. A farvi passare tutti i problemi che vi affliggono. Vabbè, quindi mai. Quindi vai, infatti. Consento a Sea of Thieves di accedere al mio microfono, però stai calmo. No. Come no? Sennò come parlo con gli altri? Vai, mi inviti, sono pronto. Allora. Tanto vi cambio scena. Siamo Dylan appena carica. Mamma mia, un uomo, uno schifo di un nickname. Nome è magico. È magico, magari non Eccolo è. Eccolo qua. Vai, potete invitarmi se volete, credo. Shadow 97 14 10. E Fabietto? Io sto aspettando, sono il primo che è arrivato su sotto. Fabio è sempre sul pezzo. O il pezzo è sempre su Fabio. Dipende. Il problema è che quando il pezzo è dietro Fabio, quelli arrivano. Guarda, Fabio è l'ultimo ad essere stato invitato, il primo ad entrare. Già, pensa, perché a me si è bloccato il game bar. Scuse. Cioè, il gioco va... Windows Game Bar lì fa cose. Mi rimandi l'invito? No. Ah, siamo io, Fabio, e stiamo. Ciao, Fra, come stai? Ciao, Fra. Sì, vabbè, ma se ne sono dette talmente tante che, boh. Un po' che la dicono. Come stai? Io lo spero, forse spero. Siete bene, so. Fre? Può essere anche un male, Putin ha quattro occhi e diete. Questo è confermato. Putin potrebbe essere malato di cancro. Dylan, come provare senza? Ti spera. Dylan, ma... mi dissocio, signori Twitch, però mi dissocio da... Potrebbe, in realtà potrebbe anche essere una... Potrebbe anche ritorcere contro... Si potrebbe ritorcere... no, vabbè, basta. E niente. Okay, abbiamo capito. Potrebbe ritorcere contro. Bravo. Ciao, esatto. Squarta. Grazie, ciao, grazie. Quale arma, Squarta? Quale arma? Ciao, Squarta. Comunque, ciao a tutti, ragazzi. E... No, Fabio, qua per farmi da traduttore oggi, praticamente. Raga, devo riavviare il gioco. Mi sa che... Secondo me, come titolo, ci stava meglio la ciurma degli speciali. Ragazzi, scusate che vi ho un attimo il gioco che si era bloccato, non mi faceva scorrere nei menu.
Dovrei avercela forse. Non lo so. Dov'è che l'hai trovata? Io sono giusto andato un po' avanti. Ho fatto una cosa. Oh, dove sei arrivato? Dove sei arrivato? Io sono invece. Non posso dire il nome. Un po'... Dico soltanto che è una zona dove c'è marcescenza. Ed è la zona di Malenia. Squarta ha capito. Squarta ha capito. Sono lì. Non. Sono lì. Ho fatto un po' di cose. Ho già battuto dei boss. Molto bella comunque. Ah, ok. Dovrei averla trovata anch'io. Allora, è quella lì che si trova sotto. Sotto. Sopra quella alabarda conficcata. Vediamo se ce la faccio adesso. Alabarda spaziale. No, non esatto. Quella zona sotto, un'altra zona dove c'è comunque un po' di marcia, cioè, ovvio. Ma non è, vabbè, ma... vabbè, ce n'è un po'. Mandami di nuovo l'invito, vediamo se adesso mi fa entrare. Quella di marcescenza per me è la palude, quella sulla destra, brutta tutta rossa. No, dai, è carina. Sto facendo Liurnia, ok, ok. Gipo, non mi arriva il tuo invito. Provo a invitarlo io? Bello, ragazzi. Provo a invitarlo io, dai. Sì, ma di solito queste cose si fanno prima della live. Teoricamente. Vabbè, ma siamo nel 2022, dopo scontato che invitare dovrebbe essere semplice. Poi non ci ha mai dato problemi se ottimo. Quando è a che fare con Microsoft? Ma anzi, ma tranquilli. Intanto, da quant'è che state facendo live? È tipo da un anno e mezzo? 10 minuti. Ah, no. Quando... si presenta sempre lo stesso problema. Quando e loro continuano sempre a... È arrivato l'invito, Dylan? No, non arriva. Provo. Guarda, raga, vi invito io perché se partecipo si impaga meglio. Tutto. Faccio così. Ora inviti di si blocca e esplode. Avventura, sì. Raga, mi sa che tra poco dobbiamo cambiare la categoria del anche a me. Liurnia, cosa stai facendo di preciso? Vita amici. Comunque, ragazzi, è colpa di Dylan, vorrei ricordarlo a tutti. Vai, invitati. Vi è arrivato? Sì. Ok, ok, buono. Cosa, G? Io ho rifiutato. In realtà quello che vedi lì è un imposto. Oh, salpo. Per l'illustrazione dei maghi. Si parte. Raga, forse riusciamo a iniziare a giocare, forse. Non credo. Io voglio dedicare Let's go. Ciao Grogu. Ciao Grogu. Ok, let's go. È entrato e già sta caricando Samu con una sala. Assolutamente. Allora, ragazzi, state pronti perché mercoledì ci sarà una nuova sound. Ci sarà, ok, let's go. Ma c'è già Samu in live, raga. Ci sarà proprio lui? Sei riuscito a invitarlo? Proprio lui, sì. Lo portiamo in un podcast? Sì. Niente, intanto quello c'è, ce l'abbiamo, ragazzi. Punto esclamativo. Punto esclamativo. Esclamativo? Sì. Esclamativo. Grandissimo, ragazzi. Punto esclamativo, sempre sul pezzo. Niente. Quando il COVID ti brucia anche i neuroni che hai. Ma perché ho dei neuroni? Cosa non avevi uno mezzo brillo? No, non conosco. Ma sì? È da tanto che non ci gioco, quindi non me lo ricordo. Ma è normale che sia in inglese? Vero, anch'io l'ho notato. No, soltanto le scritte dei caricamenti. Sono uno di quegli aggiornamenti che è andato male. Dico, che ne so, magari sono io che non mi ricordo, è sempre stato. Cavolo, è uno di quelli. Ti ricordi bene. Oh, che bello. Ciao, bellissimi. Ciao, siamo tornati. Ma perché? Perché Jeep è vestito da conga? Ciao, bello, guarda. Santa polenta. Che bell'uomo che sei, eh. Sei proprio bellino. Dov'è Samu in tutto questo? È finito ora di caricare. Ricordatemi un attimo com'è che si mette in terza persona. Ma perché io? Facendo remote. Tenendo premuto Z. Raga, io non sento il gioco. Raga, io non sento il gioco. E niente, F per Samu. Ma perché è stupido? Vabbè. E niente. Lancio un dado, Ma lancio un dado? A caso da solo il PC 5. Ma aveva cambiato l'uscita audio. Vai, fa il numero più alto. Ciao. Vince dalla nave. Ok, io 5.
No, è bene, si rifà. Ah, si rifà, tutti. Vai, vai. Non so se loro l'hanno preso. Io invece vado prima. No, bastardo. Allora, me. Vabbè, vieni, facciamo fra me te. In realtà è un malus la nave, però allora. Ma come si prende il dado? Aspettate, lo voglio fare anch'io. 3 2 Aspetta che sto cercando dove scegliere. Oh. Sono pieno di Abbiamo preso tempo aspetta, fa. Vai qua. Ah, c'è ancora? Vieni. Allora guida Fabio. Io voto Fabio. Ah, no, è vero, vabbè. No, ma intanto io ci sto già andando. Vai Fabio, scappiamo, arrivo. Aspetta che la cerco, Vai, cerchi, non si faccia problemi. A porca lo faccio, comunque. Io credo in lei. Magari prima che l'era dei pirati finisca e subentri una nuova era. Che l'ho tolta. E niente, mi ma... serve aiuto. Come? Scusami? L'ho sentito parlare. Come? Ah, sì, perché ho messo la sintesi vocale. Matteo, io? Io. Ma io non ce l'ho. La puoi attivare nelle impostazioni. No, perché... non era. Ma aiuto. Ho vinto un duello con Squarta. Attenzione, Squarta, che ti sta succedendo? Grande, comunque. Uno su... vabbè. Intanto un inizio, Fra. Vedi va così. Ma quelli stanno già andando. Ma che bastardi. C'è da rifornire la nave. Idioti. C'è da rifornire tutta la nave. Dove andate? Dai, tira l'ancora che giro. Ma no, era divertente. Vabbè. Tira l'ancora che giro. Oh, comunque ve l'avevamo anche detto, siete voi che... Sì, ma io infatti, pensavo che stavate andando sulla nave, non che stavate per te. Sì, infatti avete detto andiamo al timone, non andiamo a rubare la nave. Allora, tanto io sono una Allora, io sono full. Arrivo, allora. Hanno messo... Vai. No, hanno messo proprio un bel niente. Va bene, non sto zitto. Ne vado. Bravo, okay. Fra, che comunque che abba tutto Squarta. Ma l'ho vinto, grande. Allora, vediamo come si gioca. Okay. Ma comunque come siamo sneaky io e te, siamo quando ci mettiamo. Mamma mia. Sneaky biati di Nahui. Ma l'hai trovato per il dado, G? Che cose importanti, cavolo. Aspetta. Guidami, Samu, perché io non vedo niente, ce l'ho vera davanti. Ma posso Ciao, entrare? Jimmy! Vai a destra. Mi sei mancato, Jimmy. Ora dritto. E ora posso gettare tra poco l'altro. Ora io voglio fare il nuovo content perché ci sono le fortezze. Oh, andiamo a fare una fortezza? Tiralo ancora. Tirala. Sì, vai tranquillo. Funziona per farla. Sì. No, no, allora se te devi il timone dritto, non succede molto. Certo. Hanno già sfasciato la nave, Gippo, questi due. No, incredibilmente no, sono andato giù in coperta. Ma e... no, perché abbiamo fatto piano piano, abbiamo giusto appoggiato un pochino. Ciao Azuko, come stai? Legna necessaria per Azuko. Riparare lo scafo. Dai, Squarta, ma concedi una vittoria. Volete fare un giro nei bassi fondi della taverna? Perché, dobbiamo prendere una roba? Voglio vedere se Chodok prende qualcosa lì. Dai, arrivo. Andiamo. Spostati, sei sopra le scale. Ma senti, posso stare qua? Guarda, ora sto qua. Guarda Puffolo. Ah, che carino Puffolo. A posto. Ciao Puffolo. Ciao bello. Ah, infatti, siamo troppo bravi. Vado ad affogare. No. Ma non lo faccio con cattiveria, sia chiaro. Non ti crede nessuno, te. Vuoto. Ma non è vero, dai. Gippo che ci porta nei posti segreti. Siamo... Sì. Per sbaglio ho preso dei vermi nel mio inventario. Vieni che te li devi mangiare. Ma assolutamente no, guarda, io sto scappato. Mi piace, per sbaglio ho preso dei vermi, Samu, però te li devi mangiare. In che senso? Samu, mi dispiace, ti tocca. I tuoi errori, Cioè, non lo so io. Che mancanza di... Come quella volta che per sbaglio hai investito quella signora, perché sono No, Samu, ti ho già detto di non tirare fuori queste cose. Sei ancora in causa, non puoi divulgare. Stasera te l'ho detto di non tirar fuori il pipo. E niente. Ma posso andare qua su questa nave? Amici, sono finito in acqua. È finito. No, vabbè, si potrà risalire, è vero. Oh, guarda, una scaletta.
Fabio, mamma mia, ho sentito Fabio nell'orecchio e mi sono anche un po' spaventato. Ah, ma sei ancora su? Sì, io sono ancora dentro. G, hai preso la missione della fortezza. Samu, dammi Jimmy. Brutto... dammi Jimmy, dammi Jimmy. Verrà giù con me. No, Jimmy. Ricordati. Tu sai respirare sott'acqua. Posso affogarlo? Sì. Tieni presente che muori anche te. Vabbè, ma ne vale la pena. Mi piacciono. No, è sparito Jimmy, maledetto, schifoso. Ecco, ho cambiato zona, ti ho fregato. Ma maledetto, maledetto. Ma come si sale di qua? Cioè, c'è una scala da qualche parte. Beh, andiamo ad assaltare le fortezze come i veri pirati fighi? Guardiamo... Perché noi siamo cool. Non so come funziona, l'hanno messo con sto aggiornamento. Ah, con questo ultimo update? Yes. Era un yes un po' strano il suo, mi ha anche... Yes. Mi ha anche un po' inquietato. Vi compro anche una robina golosa. Oh, così possiamo prendere tutti gli oggetti e stoccarli nella cassa. E begetto. Oh, che bello. Lei è proprio... Può cambiare anche il design della nave, fa un po' schifo. Begetto. Bravo, lei capisce subito, vedo. E becetto. E invece... Siamo però dai, sempre dire becerto, cavolo, cambio un po' parole. Non lo fa prendere Dylan, perché si bugga sempre. No, non la vedo neanche. No, no, da lei, devi premere F su di lei. Nope, non me la fa prendere. Devi premere F su di lei. No, Fabio, ne abbiamo già parlato. Pure le palle di cannone. Guarda, ti farò da colonna sonora della vita, Fabio. Ti seguirò per sempre con questa musica. Perfetto. E non puoi fare nulla per impedirmelo. Chi va a riempire? Aspetta, voglio sentire cose. Qual è la musica. Fa sentire la musica? No, non è nulla di che. Questa è molto goliardica. Vabbè, dai, Fabio. Molto meglio questa che la trap, su. Sì, infatti. Non lamentarti. Ogni cosa è meglio della trap. Ora chiedo... Anche il cagotto che mi ha portato in giro... Che mi sono portato in giro per una settimana. Era meglio della trap. Per una settimana? Finora. Finora. Bisogna precisare. Grazie, Gippo, che no, mi fa aprire la cassa. Nuovi aggiornamenti. Cioè, non mi è del tutto passato. Comunque. Grazie per avercelo fatto sapere. Comunque. Prego. Vado a prendere la cassa di pari cannone e la metto sulla nave. Non credo che te l'abbia chiesto nessuno. Non lo faccio, lo fate voi. So. Veramente. Sì. Stiamo a riempirla di robe questa. Con cosa devo riempire? Ecco, a posto. E vai davanti al barile, ai barili, e ti dice tipo metti tutto dentro. E tu lo metti tutto dentro, lo Samu. E lo metti tutto va dentro. Va bene. Come solo te sai fare. Esatto. Certo. E becetto. Devi tenerlo in mano, guarda. Ce l'hai così, guardi il coso e ti dice... Ragazzi, chiudete gli occhi mentre ascoltate questo dialogo tra Samu e Jeep. Prendila in mano. Bene, è tutto più magico. Guarda questo. No, questo è vuoto. Questo è vuoto. Questo. Guarda questo barile. E ti dice tipo... Sì. Prendi. Mi dice prendi o stiva? Prendi. Prendi. Ragazzi. Vai, ho preso. Vai, fallo con tutti i barili. Fabio. Vai. Faccio con tutti i guarda barili. Samu. Guarda Samu. Dai, tieni, Samu, ti do da mangiare. Ma se dove te lo puoi mettere? Ok, io allora... Io voglio il tuo cibo. Io lo voglio io, dove? Vieni, te lo do, vuoi il mio mango? Guarda il mio mango, Gippo, tieni, prendilo. Tutto tuo. Cosa intendi per mango? Se l'hai mangiato Puffolo. Ma brutto cane. Eccolo qua. Maledetto Puffolo. Io ti voglio bene. Okay, tutto quello che è successo bello questo, è stata bello. Colpa di Dylan. Ma tu l'hai fatto però. Grazie per avermelo detto con una bomba in mano. ti ha reso tutto molto più credibile. Oh, ma c'era Puffolo insieme a me. Appunto. No, poverino. E anche spaventato Jimmy. Vabbè, scusami. Dylan. Sì. Vai a vedere la polena della nave. Ok. Ho fatto una a Samu, una a Dylan. Mi sembra giusto. Fabio, scusa, mi hai mentito. Avevi detto che non eri stato tu. Ma è bellissima. Io ti credevo. Ma questa è la mia nave. No. Io ho detto che sono stato io. Assolutamente. Bella. Però mi hai istigato, Dylan. Beh, ahia, mi sono caduto in acqua. Mi sono compenetrato nella. Stai andando avanti e indietro. Ne sto prendendo le cose dai barili. Oh, ma brutto pezzo di.
Che senso è l'Egitto? Un barile di fagioli. Questo era l'Egitto. Ma un onesto lavoratore non può neanche fare il suo lavoro in pace che arrivano queste persone. Samu, nessuno ha firmato un contratto con te. Samu, veramente. Guarda che bella nave. No, non farlo, dai! No! Ma santo cielo. Ma perché? Ma perché? Ma vengo a lanciarti una molotov in casa. Vediamo se ridi. Oh, ragazzi, ci sta andando a fuoco la nave, come mai? Oh no. Stavo spegnendo l'anco. C'erano ricandati. Bella l'anco. Bello, vero, sembrava stesse andando a fuoco. Comunque ho riempito la cassa di stoccaggio. Eccola qua. Io, a differenza di qualcuno, ho fatto il mio lavoro. Okay. Bravo. Io ho portato le pale di cannone. Ma smettila, che se vedete mezzo riempito, sono stato io prima. Vai, ce l'abbiamo vicino alla fortuna. Sì. Ragazzi, ciurma, belli carichi. Fatela vagamente una visita. Guarda, mi servirebbe, ma anche due. Ma non solo dall'oculista. Ma non solo dall'oculista. Cervelli. Non solo, guarda. Così te lo strizza. Ma funziona proprio così, cioè ti prende il cervello e non fa un po' male. Sì. Tirate su tutte le vele perché sennò si va. Sì, signor capitano! Capitano, sei te, guidi te. Ah, ok. Ma già, il dado. Il dado, G, che cosa è importante? Tirate sulle vele intanto, vado a cercare il dado. So. Ma cosa è? Sono già su. Dado, dove stai? Ragazzi, io e Fabio abbiamo tirato su. Amici, ancora. Siamo. Bravo. Però chi è che hai bellissima idea. Ilana, allora abbiamo tutti i tipi di dadi. Io c'ho quello da 6, c'ho quello da 6. Ah, io c'ho. Da 6 faccio. Vuoi fare un D20? Vuoi un D20? No, no, sai, andiamo sul 6, dai. Sei. Però me lo metto. Devo un D20. Arriviamo un attimo che ci stiamo giocando il ruolo di capitano qua. Intanto sto guidando io, quindi perché non so cosa mi stai giocando. Sì, auto via. Infatti, sì. La ciurma si oppone perché non è una partita di qua. Perché io e Fabio non possiamo. Sfigato! Guidare. Hai fatto uno! Guido io. Ma io non voglio guidare, quindi godo. Ma in realtà c'è Fabio a guidare, va bene. Raga, lo sto dicendo. Comunque. Allora, Fabio, devi andare a nord-ovest. Quindi devi girarti i 180 gradi precisi. Sì, signor, faccio il giro a sinistra della dell'isola. No, mi chiamo faccio il giro a destra, Dylan, per cortesia. Mi chiamo faccio il giro a destra. Sì, mi dica. Che bel nome. Grazie. Oh, sì! Ma no, ma che bello! Bello! Festa, bici, è festa! Raga, questo è quello che potete vedere su SOT quando shoppate. Ma in realtà no, questi sono... No, in realtà sono comunissimi... Ma io non ce li ho i cosi. Ma perché li trovi nelle case? Non è raccolto qualcuno? Non lo so. Io non ho neanche guardato cosa c'era nelle case. Sono dei barili e qua. Aspetta. Continui a girare, timoniere. Questa. Ti fai un po' i giri tuoi? Scusami. O darti delle informazioni utili, non so. Ma hai detto che devo andare a nord-ovest? Sì. Vabbè, io vi dico poi esattamente quando siamo precisi con la fortezza. Aspetta che io mi tiro giù le vele, perché sennò qua non c'è nessuno che lo fa. Cosa fanno Jeep e Samu qua sul ponte? Ma cosa fanno gli altri? Ma guarda, fate schifo. Oh, aspetta. Mi guidi? No, niente. Ancora a sinistra, buon uomo, ancora a sinistra. Guarda, ti tiro su leggermente le vele, così vedi. Dritto così. Meglio, Fabio. Siamo in rotta di collisione, probabilmente, però. Adesso tirala pure giù, Gippo, quella di mezzo, che intanto è spostata. Vabbè. Poco a destra, roba un uomo che si è spostata la nave. Si è spostata tanto la nave, stai andando tutta sì, stai ancora girando. La vedi quella cosa piccina sulla destra, Fabio? Quella là. Okay. Quella là lontana. Sì. Ok, ce l'hai, Ipa, allora? Sì. Comunque, cioè, forse Dylan e tutti voi ce l'avete altre polene diverse. Che c'avevo una che era un fiore, questa qua dello squalo. Ah, può essere, eh? Perché no, non ho fatto niente, vedere. Sono andato a vedere e ce l'avevo. Ah, prendo da mangiare.
E suona qualcosa. Io accompagnerò. Hanno messo nove musiche. Raga, hanno messo nove musiche? Fammi vedere. Io vedo sempre le stesse. No, non me lo ricordo in realtà quelle che c'erano, quindi boh. Hanno messo Navighiamo Insieme. Dai, mettila. Cosa qua? Aspetta, suono con. Ah no, mi sa che c'era di già questa. Aspetta. C'era qualcuna nuova però. Ballata del profondità. Vai. Ok, sì, questa la riconosco. Pa, 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 pa. E ora a remare. Fermo, vediamo questa. Sì, la conosco. Ok, sì, allora no. Però c'è qualcosa in più. Sì, anch'io vedo qualcosa in più. Ma le riconosco, cioè. Calma piatta? No, credo sia quella che sì, fa. Sì, calma piatta c'era già. Questa me la ricordo, calma piatta me la ricordo. Ragazzi, vado sull'albero. Vado di vedetta. Ma qual è l'obiettivo? Distruggere il forte. Cioè noi andiamo al forte e dobbiamo fare cose. Okay. Non so cosa si faccia nel forte, non ci sono comunque, missioni. Fabio, ci siamo quasi. Io nel dubbio mi metto sulla parte caricate il cannone di sinistra. Ok. Terra! Terra! L'abbiamo vista grazie. Mi piaceva dirlo, scusami. Volevo rendermi utile. Però non abbiamo una bandiera sull'albero. Metto la bandiera del teschio. Perché noi siamo cattivi. Aspetta, adesso, adesso no, non la metto. Perché? Mi sa che quella col teschio ci spottano a tutti sulla mappa. No, non quella rossa. Oh, quella nera. Quella nera. Anzi, metto questa. Aiuto. Ci sparano. Iniziamo a tirar su un po' le vele. Arrivo. Cambiata anche la musica. Dai, appiccicato, forse non ci sparo se ti metti dall'altro lato. Cannoni di sinistra pronti! Ma che te ne fai dei cannoni? Gli sparo oggi! Quelli bisogna andarli a prendere a botte. A botte? L'ancora. Ci buttano giù. L'ancora. No, qui non ci sparano, beh, qui non ci sparano. Raga, quei cannoni la buttiamo giù. Sento dei rumori strani quando. Senti il rumore. Tu continua a sparare. Ok. Io e Gipo andiamo a picchiare. Vai, io sparo insieme al. Oh, ecco qua le scale. Dietro di te, G. Ho finito che paghi il cannone. Vado anch'io, c'è dai. Aspetta. E così faccio vedere in live com'è la fortezza. Ecco. Vai. Vieni Samu, vieni anche te a sto punto. Dai, arrivo. Basta sparare, tanto c'è più nessuno al cannone. Raga, ho trovato una mappa. Maledetti. Oh. Chi è che ha suonato le campane? Hanno ucciso i gargoyle. Sì, signor sì. Dove siete? E io sto salendo in cima. Minchia Fabio, c'è un botto dietro. Controlla che droppano. Ho trovato dell'oro. Sì, li droppano quei fantasmi. Ah, ok. Aia! Che male! Ma come mai? Chi è che mi. Dylan, ancora posso riuscire a. Sono morto, sono esploso. Oh, okay. C'è un tizio qua. E io non so. Beh, come salire, raga. Niente, dai, non farlo niente. Di qua. Dentro. Vediamo che cosa si può trovare. Oh, questa... Oh, ciao Fabio, anche tu qua? Sì. Che bel uomo che è. Guardate bene in giro. C'è una botola, venite da me. Arriviamo, che io e Fabio, sai, siamo morti. Cioè, non so se si può aprire, ci sono due botole. Sì. Ah, no, niente, è tipo un'altra entrata. Cosa c'è qui? Chissà se si può buttare giù. Arrivo! Ma si passa da ste cose? No. Tanto sento le campane. Molto inquietanti, figo. Teoricamente di acqua non ce n'è, quindi non ci hanno colpito. Ok, molto bene.
Molto, molto bene. Arrivo. Oh, arrivo. Vieni, Samu, c'è posto anche oh, tu. Qua c'è dell'oro. Arrivo. Ma dove sono quei due? Andiamo a vedere. Ma che cos'ho oh, in grazie. Testa? Ecco che cos'ho. Ma che c***o? Ma dove... Possiamo sederci? Oddio, quanti ne stanno sì, arrivando? Sì. Oh, ma guarda che uno non può neanche prendersi un po' di whisky in pace. Ma non li vedo. Appaiono e scompaiono. Sì, non è che sono tipo sopra. Sono sopra. Sono sopra, arrivo. Ah, eccoli. Dicevo, in giro per la fortezza si possono aprire casse, comodini. Sì, comodini. Ma non è che spawnano fino a che noi non distruggiamo qualche cosa? Oh, può anche essere. Non lo so. Voglio sedermi tantissimo. Oh, qua ci sono anche dei letti. Ah. Bellina sta musica molto a Green Fandango. Bloccato. Oh, questa è una credo che dobbiamo cercare una chiave, ragazzi. Ok. Per dove? Per questa porta qua. Arrivo. Ah, ok. Ok, sarà la porta più importante del... qua ci sono i titti. Aiuto, arrivo. Sono tanti. Ma non ti preoccupare. Aia. Bella comunque sta cosa delle fortezze come aggiunta. Sì. Oh, un altro qua. Maledetto. No, queste sono sacchette munizioni. Ma la campana cos'è? Sono tipo le ondate? Troppo probabile. Ma ragazzi, da quando ci sono i tornadi su Sea of Thieves? I tornadi? Guarda qua davanti, Samu, laggiù in lontananza. No, oh, attento, Samu! E porca. È la tempesta quella là. Ma quello è proprio un tornado. No, è la tempesta. Oh. No, io vedo un tornado giallo. No, quella è la cassa leggendaria. Ah, eccola qua. È necessaria la chiave del tesoro della fortezza. Ma secondo me tipo dobbiamo sconfiggere le ondate. C'è anche una chiave della prigione. Ok. Beh, raga, non dobbiamo fare tutte le ondate. Io intanto esploro un pochettino. Ho trovato una chiave. Grande. Dov'è, raga? E non bisogna cercare, arrivo. Deve essere nei cosi. Chiave del deposito della fortezza. Dov'è il deposito? Sopra. Giù. Ah, è giù. No, giù. Sì, da me. Arrivo giù. C'è un po' di luce. Oh! Qua ci sono i sotterranei. Sì, ce l'ho la chiave del deposito. È la chiave del tesoro questa. Il deposito è sopra, raga. Ah, del deposito. Vieni, okay. Vieni. Del deposito, sì. C'è un capitano. Sì. Aia. Portami dove mi devi portare. Bene. Vieni, Fabio, seguimi. No, sto morendo. Oh, nice. Allora, qua c'è... Tanta roba. Oh, cassa di fuochi d'artificio. Ma non mi ricordo, ci si poteva parare su SOT? Sì, col tasto destro. Ok, lascio tutto qua, è la roba da prendere, poi ce la prendiamo dopo. Ok, chiave del tesoro della fortezza. Grande. Chi ce l'aveva, il capitano? Sì. Allora, ok. Già portando un tesoro. Ah, ci ha dato anche... Wow! Raga. Mamma mia! Del fantasma valgono un botto. Guarda anche qua dentro. Wow. Io vado a prendere la roba sopra allora, vabbè, quella che abbiamo trovato con Fabio. Niente, qualche forziere, una cassa di... Una gemma, un forziere dei dannati e una cassa di fuochi d'artificio. Ok. Però c'è anche da trovare la chiave della prigione. Ok, allora io e Fabio finiamo di prendere non qua. È quella, non era quella sopra la prigione? No, questa qua no. Sotto, fammi vedere. Ciao Fabio.
Allora, guarda, c'è qua da prendere della viene. Cella della prigione, sì. Ma non volevo sedermi, volevo pigliare il tesoro. Guarda, non sta. Ma me lo fa prendere? Anche in alto il rampino? Aspetta. Oh, te l'ho fatto. Sono un idiota. Mettila dentro. Te lo dico subito. No, se no guarda, metti tutto qua e buonanotte. Dai, prendo anche la cassa di fuochi d'artificio. Sì, ma tutto questo oro, perché noi non lo possiamo togliere? Invece sì. Almeno questo sì. Quale? Sì, si può raccogliere con la terra. Ora ce l'ho, ora vengo. L'hai presa te la cassa, pa? No, tutte sul lato, beh. Proviamo a prendere col rampino. Tutte sul lato. L'ho messo sul lato qua sotto, non ci preoccupare. Ah, ok, ok. Prova? No, vado a prendere io. Sì, sì, no, così se non funziona, risposto. E quelli sotto sotto no, ok. Oh, qua ci sono altre due cosine. Sì. Appena entri, Samu, tutto a destra all'angolino alla porta c'è un'altra cassa. Tanto vado a cercare la chiave. Che chiave manca? Le cose esotiche. Ok. Portiamo già qualcosa sulla nave, eh? O no? Sì. Mettete solo sul lato della nave che lo prendo io. Ah, cavolo, okay. Per niente. Non ci arrivi, non riesco a girare. Ah, vabbè, dai. Davide, una mano. Se no, se tiri su le vele. Sì, dai. Perché ci conviene, perché c'è un sacco di roba. Oro. Aspetta, ma... Guarda che fa. Questo comodino. Guarda! Aspetta. No, fino a dove... Ma se la mettiamo qua sopra ci arrivi. Qua? Ma non... come fai? Niente. Si può? Precisione. Si può prendere la... c'è la roba qui dentro. Mi metto un attimo la pistola. Intanto comincia ad aprire la... come si dice? A tirare su l'ancora. Io ti metto... ho trovato una reliquia. Cose... modo per poterle prendere. Shit, Samu, alza l'ancora. Ah no, ma ero qua che stavo pigliando il fortino, okay. Scusami. Continua arrivo. A cercare la chiave da... arrivo, avrei già finito probabilmente per quando arrivo. Più o meno. Tesoro! Grazie. Non è che... stai guardando per la chiave, Dylan? Sì, sto cercando. Ok, ora molto delicatamente. Mi chiamavano Mister Delicatezza, tranquillo. Vai. Vabbè, ritorno al piano dove mi ero un attimo fermato. Chi è? Che è? È in visuale? Sì. No, ancora no, così questo non ho fatto è questo, ok. Mancava da controllare fuori. Chiave. Se si riuscisse a mettere sull'altro muro, magari. Nope. Vediamo. Ok, fermo. Mi sono appoggiato sugli scogli. Raga, quindi. Qualcuno poi potrebbe venire con la cassa di stoccaggio e riempirla prendendo le robe da tutti i barili? Perché c'è un botto di roba tra cibo, palle di cannone. Io guardo come mettere questo. No, questa non me la fa aprire. La roba quella piccolina riesci a prenderla? No, ma dove sono? No? Ta-ta-pa. Questa scala dove mi porta? No, questa... ma qua gli faccio il giro. Sì, qua gli faccio il giro. Fa un po' vedere se la scala mi porta su. Ma su non ho controllato sopra la parte esterna. Allora. Mamma mia. Coperchio. C'è una borsa d'oro. Sì, dai, dovresti. Forse non riesci a prendere questa qua. Qua? Questa piccola. No, borsa d'oro. Io questa. E cavolo è sta chiave? Chiave della prigione. Credo che ci convenga andare a vendere dopo, non so come mai. Dici? Direi di sì.
Potrebbe essere una bella idea. Che ragazzo perspicace. Magari la vera domanda è: sarà qui? Non è una stupida domanda. Ok, è tutto a bordo. E spero di sì. Anch'io penso e spero di sì, ma mi sembra di aver setacciato quasi tutto il fortino e non l'ho trovata. No, aspetta, c'ho qua il salone da pranzo. Ah, qua? Allora, magari qua sotto in acqua. Ci ho già controllato sotto, dacci un occhio anche te, però no. Non mi sembra di aver trovato nulla. Dove hanno nascosta la chiave? Maledetti pirati. No, qua cado. Aspetta un attimo. Qua cade in acqua. Ehi, 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 ehi. Ah, sa che te munizioni, va a cagare. Sbrilluccicava nel buio. Ho detto, cavolo, top, trovata. Invece no. Fa niente. Puoi trovare i rappresentanti della chiamata del cacciatore sulle chiatte. Usa la mappa sulla torre per prendere una delle vicinanze. Sto coperchio, niente. Cosa abbiamo? Niente. La chiamata del cacciatore. La chiamata del cacciatore. Niente. Borsette. Però non mi escono più i messaggi che si prende i soldi. Ci stanno truffando. Non può essere dentro un barile, vero? Non credo. Io li sto guardando però anche i barili. Ma state riempendo quella roba di stoccaggio, raga? No. Se è appoggiato. Aspetta un attimo, mi fa spostare qua una roba con la carrucola. Barile, ciurma, ah, i barili, infatti, a proposito di barili. Mi sta facendo spostare con la carrucola dei barili. Sì, dovevamo prima con Gippo, credo. Ok. C'ho una cassa di stoccaggio per le armi, arrivo. E questa carrucola, invece? Sposto anche questa, magari. No. Cibo. Ah, qua c'è cibo buono in questi barili spostati con la carrucola. Magari può essere che è una di quelle cose che... Che? Prendi... Fuori. Alle missioni. O sì. Le missioni anche. Oh, può essere, però... sembra strano. Mi sembra strano. Maledetta chiave della prigione. Ora spacco la prigione. Spacco. Sì, che volendo si potrebbe fare, oh, gli spari, cioè, dalla serratura, sì, la apri. Guarda, vi immaginate, qua vicino. Magari funziona. Questo mi sa che non mi serve a niente. Beh, ci abbiamo... Poi, aspetta un attimo. La prigione, raga? Che io ancora... Ciao, Andrea! Non c'è la chiave della prigione, dice! Ciao, Andrea! Vedi, ok, non c'è. Dove si trova? Allora, una roba che si prende con una missione. Allora, sì. Si prende con una missione. Grazie, Andrea. C'è gli... grazie o almeno, grazie. Neanche io l'ho mai trovata. Ok. Ok. Ok, ok. Grazie, allora, per l'info. Sennò a quest'ora ci siamo stati 8 ore. C'è la chiave della stanza... Sì, sì, no, ma... Abbiamo aperto la stanza del tesoro e la stanza del deposito in cima alla torre. Ci mancava proprio da aprire la prigione, questa qua. Dove stanno facendo un rito satanico dentro, però. E appunto per questo penso sia una cosa di una missione, perché c'è un rito, cioè se l'apriamo alla fine che ci facciamo noi? Esatto, qual è il senso di questa carrucola qua così? Boh, vale. Magari nella missione serve a qualcosa. O può essere. Quale carrucola? No, questa qua che fa da ascensorino per questi 2 centimetri. Non ne capivo il senso. Vabbè, dai, ora cerchiamo di capire. Qua, questo muro nasconde qualcosa. No, sto giocando troppo a Elden Ring. La cruca serve perché droppi le cose di sopra dalle botole. Ok, sì. Ok, ci sta. Cavolo, geniale come cosa. Carina. Gagliarda. Bella comunque sta cosa delle fortezze, mi piace.
o farne un'arte. No, carino, carino. Io opterei per vendere prima di farne un'arte. Sì, prima andiamo a dire. Perché con la fortuna che abbiamo. Ah, vabbè, comunque se veniamo con la scialuppina, forse, cioè, ci serve quella carrucola. Vabbè, anche sì. E i metti lì ed è più facile prendere. Sì, sì. Ah, tanto guarda, qua ci siamo fatti un bel po' di robina adesso. Vendendo. Ma perché non mi fa chiudere? Non riesco più a puntarlo. E niente, rimarrà aperto per sempre questo. Allora, avamposto. Che intanto giriamo la nave, va? Mentre sono riuscito a chiuderlo. Avamposto. Cavolo, abbiamo davanti a noi la nave di un giocatore. Quelli lì con un emissario dell'oro. Credo, perché c'è... Quello, sai, quello che ha preso la, la roba... La cassa. Ok, ok. Avamposto, amici. Ce l'abbiamo a sud-est. Ah, però sì, c'è anche tutte e due. Ha preso il coso. Ok, ok. Allora andiamo a vendere. Va a sud-est, ci dobbiamo girare. Mi sono appena visto. A sinistra. Bella luminosa però la navetta blu. Sì. Ma se giro a sinistra ci scontriamo. No, giro a destra, va. Tutto. Sto caricando di tutto su sto coso. Bravo, ragazzo. Madonna. Noi intanto ci giriamo. Un sacco di roba dentro la cassa di stoccaggio. Sì, sì, ma cioè... Ti basta quella per avere tutto, guarda. Allora. Bravo, Fabio. Zio Gippo, mi dia una mano qua, però. So... 87 grazie banane, Sam. L'aiuto io, l'aiuto io. Grazie, Sam. 90 palle di cannone, 46 tavole. Mm. Beh, direi che siamo a posto. Qua vanno a metterle a... vado a metterle a posto. Nel loro posto. Stiva. Sam, ho segnato l'avamposto. Guarda la mappa, per favore, dimmi quando... Sì. Quando posso raddrizzarmi. Ma Gippo c'ha... Devi girare praticamente di 180 gradi. Gippo è morto. Gippo? Vogliamo ricordarlo così. Era un bravo ragazzo. Gli abbiamo voluto bene. Samu, non riesco più a girarmi, c'ho... Mm-hmm. Oh, salve! No, ti stai girando. Vai, 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 gira, gira. Gippo? Intanto mettetegli le vele, sei. Raga. Le... Abbassategli un po'. Posso le raddrizzarmi? No, no, però intanto puoi già abbassare le vele. Tra poco ti puoi raddrizzare. Vabbè, intanto un giretto ce lo faccio. Così. Piano. Vai, ancora poco poco. A destra. Direi che... Ah, si va a vendere. Direi che per caricare le palle di cannone ne ho abbastanza. Adesso, Samu? E vai, comincia a raddrizzarti. Fatto. Tanto Dylan è quell'isola che c'ha tipo uncinetto, diciamo. Ok. Ah. Beh, poi metto il punto per la prossima fortezza. Oh, nice. Allora, Royal Crest l'abbiamo fatto. Vai, Samu, dimmi un numero. Dimmi un numero. Vediamo se esce fuori. 10. No, è un dado da 6, cavolo. Tu mi hai detto un numero. Scusami. Mi hai detto un numero. Dimmi un numero da 1 a 6. Ok, 5. E 1. Vai, di nuovo, dai, dai. Fabio, tocca a Fabio, dimmi un numero, Fabio. Vai, vai, Fabio, Fabio. Banana. Banana, banana, numero da 1 a 6. Banana. La banana? Fabio. A Fabio non gliene... Vai, Savo, di nuovo, dai, di nuovo, due punti, vinci, vai, dimmi un numero, 1 a 6, dai, dai, dai. 2. Attenzione, 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 2. 2, signori. 2. Hai vinto la banana? Non posso, sono pieno. Non posso prendere. Vabbè, hai detto banana? Sì. Ma? Magari è un uomo bellissimo. Anche un po' inquietante. Quanto hai speso per questa cosa qua? Niente. 300 euro. Era gratis, sì. La sto pagando a rate. Ho fatto un mutuo. Ragazzi, abbiamo l'isola sulla destra, più o meno. Sì. Allora, un numero vai, da 1
sulla destra, sulla destra, sulla destra. 18. Si è spostata la nave. Vai a destra, vai a destra. Sto andando. Bravo, bravo Fabio. Non avevo visto. Non lo vedo. Non vedo, è troppo piccolo. Ah, 13? 13. Vedo. Aspetta, li devo mettere... 13, è uscito 13. Vai, ora dritto Fabio. Dritti così, ragazzi. Dritti così. Allora, Samu, stiamo andando a gonfie vele, quindi tiriamo sulla vela di prua. Vieni, vieni. Vieni, Samu. Cosa vuoi? La vela, Samu! Con calma. È già su. Ancora. Grazie che è già su. L'ho tirata su. Però fermala. Vai, buttala giù, buttala giù. Ora. No, un passaggio in più non potevamo fare in realtà. Andiamo a vendere. Forziere dei dannati, sì. Whee! Ok. Si vende sempre. Ecco, ovviamente io. Certo. C'è sempre si uno. Si vende sempre allo stesso tizio il forziere dei dannati, che non me lo ricordo. Credo di sì, sì. Pa. Hey! Quanto vale? Ah. No, not bad. Not bad, dai. Vendono meglio quelli delle navi, fantasma. Talibo! Ah, i mortacci dei gufi. Perché dei gufi? Perché dei pippo. Ma cosa? Ah, gufi in inglese. Ah, sì. Niente. Fabio, rimani un attimo sulla nave. Fabio, rimani un attimo sulla nave. Va bene, un attimo. Ica squarta. Quelli poi se ne vogliono andare. Era una cosa... No, porca cane, è andato via. Niente. Dobbiamo fare una cosa che non abbiamo ancora fatto oggi. Chissà cosa. Vabbè, tra poco, Fabio, tra poco. Volete sparare Jimmy? Maledetti bastardi. Cosa? Io? Ma quando? Io lo so. Io... Mai fatto in vita mia. Sì, certo. Povero Jimmy. Anche Fabio non si permetterebbe mai. No, andate a cagare. Assolutamente. Siete credibili quando mia madre mi diceva: vieni qua che non ti faccio niente. Mamma mia. Cioè, non so. Perché buscavo. No, perché qua? No, ho sbagliato, no. Dove sto andando? Porca di quella. Quando ci sarà la prossima volta incontro di box su Elder Ring. Io e Fra ci abbiamo appena provato. Santo cielo, com'è andata? Com'è l'incontro di box su Elder Ring? Incontro di box? Si può fare? Sì, ti togli le armi e vai a pugni. Nudi per giunta. Che cosa oscena. Ma grazie mille, squartone! Oh, va bene, riaccomodato per il 18° mese. 18 mesi. Ma cosa le porto? Grande. Una bella birra, un bel vinello, un bel whisky, un gippino. Gippino che un gippino. Lo offriamo sempre con piacere. Vi portiamo proprio un gippo a casa vostra. Potrete avere gippo per un anno. Ho vinto io. Grande squarta. Anzi, no. In base a quant'è la durata del vostro abbonamento, tipo squarta 18 mesi, per 18 mesi può avere gippo. Poi abbiamo combattuto con le torce, oh, santo cielo, con le torce. Vi siete dati fuoco così? A Samu piacerebbe. Gippo... Sì. Il baule è questo qua che può contenere oggetti, che è vuoto. Lo vendo, ce lo teniamo. Ah, quello lì. Ma tieni. Va bene. Grazie, Gippo. Grande squartone. Thank you ancora per resub. Grazie mille. Ciao Fabio. Squartone, ti faccio un... No. Ma cos'è che fai a squarta visto che ti abbiamo venduto a lui? Un soffione proprio. Gli soffi in faccia? Sì. Sì, va bene. Ok. Non credo che funzioni così, Dino. Strane manie. Oh, non so, magari ha questi gusti di soffiare in faccia. Ah, quello della doccia. Oh, okay. Raga, ieri ho visto un nuovo film con Ryan Reynolds. Quello di Mandalorian. Ho visto un film, non una serie TV. E Mandalorian devo vederla. E Mandalorian? Sai quante puntate? Te l'hai già finito 12 oh, volte. Oh, ormai è diventato meme questa cosa. Andate a cagare. Certo. E... non so se l'avete visto. Tempo. Sì. Godibile. Carino. Quello là? Cosa? Project Adam. Sì, Project Adam, bravo. Lo devo guardare. Carino. Ah,
Ryan Reynolds ultimamente sta facendo bei film, molto godibili. Ryan Reynolds è un grande. Sì, è un bravo attore. È troppo simpatico. A parte Green Lantern. No, dico, scusami, ultimamente ne vabbè, sta sfondando. Vabbè, ma non è colpa sua. Per Green Lantern non è colpa comunque sua. Comunque Jimmy è impossessato, Dylan. Sì, eh? Non era lui il problema del film. Era appollaiato in volo. Come era appollaiato in volo? Jimmy? E niente. Hai un pappagallo in me. Sì, tu hai un Jimmy in me. Un pappagallo in te? Certo. Brutta malattia. Non voglio sapere dove metti i tuoi pappagalli. Non mi interessa. Sono, sono pappagalli miei. Sono pappagalli, infatti, sono pappagalli tuoi. Andiamo a vendere questa curiosità. Io mi dimentico sempre da dove posso attivare gli FPS e il ping. Ping. No. Ma che siamo dove si vende bello. Questa qua? Questa, credo dal commerciante, quella sul moro. Guarda, sto arrivando anch'io con te perché devo vendere la cassa di tè esotico. Tè esotico. Squarta, vuoi un po' di tè esotico? Ma non ce la teniamo il tè esotico, è buono. Ci facciamo un bel tè caldo a 17. Col latte, no. Perché ci vuole il latte dentro. Del come latte dire? Anche io no. Invece voglio fare la bustina di tè con Gippo. Ciao, tieni. No, no. Niente, no. Ti begga. Che bello. Allora, questa no, questa. Tenga, si faccia tutti i tè di questo mondo con tutte queste tenga, erbe esotiche. Si faccia tutte le ceneri che le pare. Venere non... sogno, oh, meravigliosa venere. Cenere comunque, ok. Non devi andare in bagno, Dylan. No. Vai in bagno! Subito! Mamma mia! Mamma, che ricordi! Cos'è? Che ricordi! Che fierce, ragazzi. Mamma mia! Ma che carino lui! Oh, lo posso anche accarezzare! No, non sono andato troppo! Oh, appego! Appego, mi piace! Mi piace! Goloso! Carino! Ti piace il pelo? No! Però stai caldo! Non avevamo dubbi, Buffalo, ma ti cercavo da un quarto. Lo stavo carezzando io, scusa. E Samu che ha questo fetish che ruba i cani degli altri. Ma non l'ho rubato, lo stavo in realtà non è un fetish, si chiama zoofilia, però. Ma no, non è vero. Mi assedi, socio. Ai, no. Ma che schifo, ma sta pisciando, Buffalo. Oh, come sta pisciando? Era qua e stava pisciando. Ti stava pisciando addosso? Tra l'altro, no, 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 l'ho posato e ha iniziato a pisciare. Tra l'altro... Golden Rain. No! tra l'altro... Santo cielo! Tra l'altro era appoggiato sul nulla nel mentre, cioè tipo... Non era... Ma lui ha questo potere, piscia... piscia fluttuando. Sì, è una cosa incredibile, quel cane è magico. Anche un po' inquietante delle volte. Grande Buffalo. We're ready. Mi piace essere fiocinato la mattina. Sì, eh. E dimmi, la sera invece? Non vuoi sapere. Perché... Incredibile, Puffo è stato tutto il tempo tranquillo, vede Fabio a paglia. Ecco, grazie. Questo... No! No! No, povero Puffolo. Guarda che carino che è. Con Jimmy non fai così, No! Cosa vuoi, Jimmy? Jimmy è un cane? No, un pappagallo. No. E allora se ne va a cagare. Ma cosa vuoi dire? Fabio, ma... Fabio, posa quella cassa, vieni qua. Ma cos'è questa discriminazione? Conta. Vai. No, c'è la palla di cannone. Vai, okay. Carica ora. No, no, se l'è preso l'infame. Se l'è preso l'infame. Ma Gippo come mai scompare all'improvviso? Boh, è ancora qua che si muove, non sta parlando. Gippo? No! Ridacci, no! Jimmy! No! Prendetelo! No! Dentro! Piatro! Vai, spara! No! Jimmy, sto arrivando! Jimmy! Jimmy! Quando vuole. Al vostro servizio. Jimmy ha fatto la giocata. Vai, ora andiamocene, raga, andiamocene. Vai, ragazzi, tiriamo più sulla vela. Nord-est. Ma Dylan è qua sopra, no, no. Oh, maledetto.
E niente. Allora aspetta, aspetta, metto quella. Ma si è buggato tutto, raga. Si è buggato tutto. C'è un barile sopra il... Ah, ma, no... ma perché c'è un barile sopra? Ma che... Ma che senso? Ma grazie mille, Veronica. Grazie mille per il follow. Grazie per il follow. Benvenuta. Ovvero Nika. Visto che c'è l'underscore di mezzo. Veronica. Grazie mille per il follow. Benvenuto, benvenuta nella locanda. Dove è che dovevo andare? Sì. Nord-est. Alla fortezza che si trova a nord-est. Dov'è che devo andare? Alla fortezza, grazie al cazzo. Senti. Senti, mi hai preso per un GPS? No, e allora non rompere i maroni. Quarto d'ora che dico nord-est. Mamma mia, veramente. Puffolo, che cosa dormi? C'è da abbaiare. Puffolo, puffolo. Dov'è Puffolo? Bello, Puffolo, cucciolo. Ma io non ho una storia, no, non ti farò mai del male, a differenza di loro. Ma noi abbiamo fatto del male a Puffolo. Ti porto su Puffolo, dove possiamo vedere le stelle. Sei l'unica persona di cui io mi fido in questo momento. E sei un animale. No. Esatto, no. Soprattutto persona. Vieni Puffolo. No, Puffolo! ragazzi? Avevi detto che non gli avresti fatto del male. No, infatti, credo che gli ho sbloccato i superpoteri a Puffolo. Dov'è? Non vedo. Sta volando. Di qui, Sam, guarda in alto. Sì? C'è la vera da... No! Puffolo, vengo a prenderti! Oh, Puffolo! E niente. E niente. Che senso? Ma no, ma perché? È un cane incredibile, l'ho sempre detto io. Ma mia, il cane di Superman è Puffolo. Fabio? Puffolo? Sì? Puffolo, possiamo parlarne? Vuoi una trave di legno? Vuoi una trave di legno? Vuoi una trave no, di ma lui te l'aveva detto okay, che voleva vabbè. Volare, nel senso, sta realizzando i suoi sogni. Vuoi una paga di cannone? No, grazie. Ok. Comunque dovresti andare un po' più a destra, raga. Puffolo. Vuoi vedere dove siamo? Puffolo. Guarda, c'è una bussola, Fabio. Vedi che zio Dira che... è in pensiero. Fabio. Mi potete levare questo buco in Prada davanti, per favore? C'è un'isola e ci sono degli scogli davanti, raga, quindi... Fabio, guarda che bello coraggio. Dira, sei veramente disturbante. Porca miseria. Hai visto Rolex? Vuoi Rolex? 5 euro. Ai ai ai. Ti regalo 5 euro. Regalo 5 euro. Mamma mia, no, mi fai aspetta. Provare delle vibes incredibili. Sì. Tipo, perché stai continuando a salire? Ragazzi, dovete andare tutto a destra, tutto a destra, tutto a destra. Siamo fuori rotta di tantissimo. Fabio, guarda. Cosa? Cosa è volato? Hai volato Jimmy? No, Jimmy certo no. Che ho volato Jimmy. Ma sta ancora volando Puffolo. Che cane incredibile. Lui vola meglio di Jimmy. Assolutamente. Rotta? Ora Jimmy. Va bene. Controllo. Sì, perfetto. Più o meno. E continua così. Jimmy non è bravo a volare comunque. Vai leggermente a destra che sennò si prende l'isolò. Ah, questa sì che è una sedia perfetta. E niente. Ehi hey Jimmy, vieni qua, bello. Ehi hey Jimmy. Ehi hey Jimmy. Ah. No, dai, mi hai rubato il posto. Maledetto. Devo pare, Jimmy. Ora ci vendicheremo di quest'uomo cattivo. Intanto ti metto qua. Ah, ok, è quello l'azzurro. Cavolo, chissà dove l'hai nascosto, non lo troverò mai. Tanto io penso alla mia vita. Ho detto che devi cercare la zucca. Ora. E il mio cane vola. Perché i tuoi amici sono degli idioti? Io mi siedo qua, come la mettiamo? Non invidi questo posto bellissimo? Sì, guarda come oh, com'è comodo. Sento così solo. Anzi, nessuno vuole bene alla zucca. Ma almeno levati le scarpe prima di andare nel letto, scusa. C'è ragione, però il letto è tuo, quindi non è mio comunque. No. Però no. Venite a prendere un po' di fresco. Davanti.
Ah, è vero, ah. Ci si può sedere da quando hanno fatto. Con la R va in terza persona. Ah, con la R. Oh, no, ragazzi. Ci sono solo due posti, non mi fa sedere. Però ti puoi mettere accanto, mi sa, l'arpione. Sì. Vediamo. Uno dei due là. No. No. Dai, sediti tipo lì. Ma cos'è sta roba colorata? Puoi andare sott'acqua, sono i punti di immersione. Ah, ok. Però ci si può mettere qua. Okay. Fortezza! Fortezza! Hello? 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 Fabio, la vedi? Sì. È da mezz'ora che ci sto andando. Mentre uno si siede. E fa sillogismi aristotelici. Vuoi un po' di grog? Cretinate. Un po' di grog? Un po' di grog? No, no. Adesso bollo, tutto bene. Mi sembra una reazione povero. Eccessiva per un uomo che ti offre dell'alcol. Ehi, Gippo, vuoi farmi compagnia in questa bellissima bevuta? A vedere adesso, Samu, sta a vedere cosa succede. No! No, Fabio, no, Fabio, non farlo. No, io non farò niente. Comunque qualcuno dovrebbe andare a mettere l'ancora, raga. Sì. Siamo qua. Getto. Ci siamo. Getta. Siamo arrivati, merdi! raga, mi sono glitchato dentro la fortezza. Raga, guardate la live. Guardate la live. Ma aspetta, no, ma perché? Ho visto. Aspetta. Bello il sottofortezza. Aspetta. Niente male. Visto? Cerco di sbaggarmi. Senti, andiamo subito al piano di sopra. Datemi supporto. Che magari troviamo subito la chiave. Forse di qua? Aprite questi. Aprite gli armadi. Aiuto! Sono buggato nella fortezza! Forse c'è il capitano, qua. c'è il capitano. All'americana, Samu. Dietro. Dov'è? Aiuto! Maledetto. Ah, e poi quando si ammazza il capitano... Oh, ok, ce l'ho fatta, mi sono incastrato e mi ho sbloccato. Grande. Ragazzi. Sì. Sì? Venite un attimo qua sopra. Sì, signor capitano. Venite qua. Ma... Aspettate. Ma... Scusami. Ma... Voglio vedere. Ma perché? Ma dì più giù. Secondo me è stato Puffolo, perché è tornato. È stato Puffolo. Dylan, ce la fai? Dini giù, ero sopra, un attimo. Vabbè, ci sei passato accanto e salito le scale. Sei andato di un piano troppo su. Io tanto non ho. Che è successo? Guarda. Niente. Barile? Ho trovato un teschio nero comunque. E niente. No, mi dissocio dal teschio. No. Un teschio nero. Raga, non è colpa mia. È nemmeno sua. ma che no. E niente. Oggi Gippo è un fiore. Ma vabbè, raga, buona. Entriamo un po' qua. Ma dai, ma com'è ma questa fortezza è buggatissima. Ok. Ah, ste musiche. In fandango sei no, tu. No, noise. Lo devo mettere nella sound. Sì. Ma? Ma hai aperto. Dove hai aperto, Fabio? Sotto. Scusa, che mi sono di. Ah, qua c'è poi l'altra chiave da trovare per qua. Perché sono io a suonare a Gippo. Ah, ho detto cazzo, ora parto una maneta. Fantasmi così. No. Ragazzi, ho trovato la chiave del deposito della fortezza. Vai su. Qua. Volevo rendervi partecipe di questa cosa. Scusate. Ciao Samu. Ciao. Guarda, ora metto la chiave. Guarda come gira. Oh, no. Bello, eh. Oh. Tu sì che sei un giratore di chiave. Grazie. Sì che vales. Cosa c'è? Soltanto questo?
Ah no, c'è anche qua della roba. Della roba golosa, ci piace. Mi piace la roba golosa. Tipo? Coca-Cola. Ok, onesto, va bene, Gippo, va bene. Un po' meno inquietante magari la prossima volta, però però va bene. Ma ragazzi, avete visto quest'uomo? No. C'è un uomo che non è messo proprio bene qua. C'è un uomo per lei. Niente. Ah, ma qua senza fare il giro vai giù di sotto? Sì, puoi buttarti in posti incredibili. Hey, ciao. Ciao. Cos'altro c'è da prendere qua dal deposito? Cos'è? Ah, casa dei fuochi d'artificio, ci piace. Mi chiamo Samu. Chiave della cella, dove sei? Where are you? Guarda, Puffolo, ti faccio mozzare le palle come ho fatto con Cloud. No. Povero Cloud. Ma? Cosa? Vieni qua. Hai visto il signor mangia banane? No? Oh. Santo cielo, un po' troppe però. Questa è la fine che si fa. No, non ho visto. Troppe banane. Sì. No. Ma io ho visto un uomo morto in piedi invece sopra, incatenato. Vabbè, basta che guardi me tutti i giorni. No. Guarda, Samu. Onesto. Mangia banane. No, è un po' troppe, in effetti. Ma qua in acqua cosa c'è, qualcosa di particolare o... Ma li avete portati in un posto dove si possono recuperare i tesori su di sopra? Certo. Sì, credo di sì. E non siamo li ho messi nello stesso punto in cui si sono messi nell'altra fortezza. Ma quindi sono... No, oddio, ne messi te, è vero. Da lato nave, raga, da lato nave comunque. Sono tutte uguali le fortezze, quindi. Ma ci dovrebbero essere diverse, da quello che ho letto. Magari in questa zona sono tutte così, perché comunque è lo stesso bioma, diciamo. Può essere. Ma qua ci sono delle reliquie d'oro. Beh, dove finisco qua? No, giù di sotto. Ammo, mi servi. Arrivo un attimo, qua? Piglio un'altra cosa. La borsa d'oro. Lascia fare. Eccomi, dimmi. Ti devo spostare un po' la roba. No, devi venire qua. Quando la prendo, me la scarichi. Ho aumentata la mia fama, ragazzi. Se non ha la fibra, come fa a scaricare? Trovato questo. La fibra, vai tranquillo. Perfetto. Ragazzi, c'è qualcosa su c'è qualcosa qua sotto la nave, avete buttato. Sì, l'ho droppato io per sbaglio. C'è qualcosa e c'è qualcosa Puffalo! Adesso sono profino. Ma perché dovrei dire questo? Puffalo, ma sta ancora volando Puffalo? No. Ok. Si è sistemato. Hai capito che non, insomma, non era il caso. No, ho sbagliato. Comunque. Ho sbagliato. No, timing. Mi sa che per sbaglio l'ho buttato giù il forziere. Sì, capita. Maledetto palo. Veramente. Mai ce l'ha fatta, grazie. Io ce la faccio. Io guarda che sono un mago con l'arpione. Faccio schifo in tutti i giochi, però con l'arpione di Sea of Thieves. Come arpionare persone Fabio, non lo fa nessuno. Se qualcuno viene in questa fortezza a trovare un regalino. Aspetta, ce l'aggiungo anche io. Ma perché quanti ne hai droppati, Samu? Non lo so, io ne ho preso uno intanto. Un po' di... Non era comunque la domanda che ti ho fatto. Vai... Noi siamo stati qui. Vai sul coso che c'è un altro, sul muro di quelli piccoli che non riesco a prendere. Ok. Vedi, Dylan ha detto anche l'artista. Mamma mia, hai visto? Sono un artista incredibile. Ah, il cofanetto decorativo.
decorativo. Niente, ogni tanto mi pigliano così. Vabbè, ho visto che avevi preso. Sì, no, però aspettavo. Ma ci sono delle cose che si prilluccicano. Vado a prendere delle cose che si prilluccicano. Vedo che hai trovato un calice. Io, ma sinceramente, non so di che cosa si tratta. Ma credo siano le borsette d'oro, immagino. Borsette. Sì, infatti. Sì, i sacchetti d'oro. Ok. Let's go. La connessione mi sta salutando. Come mai? Ma no, questo tizio è morto in piedi, no. Ma poverino. No, coperchio. Niente. Oh. Qua? Qua? Niente, avete già aperto voi. Ma stiamo cercando la stessa chiave che cercavamo nella fortezza di prima. Non credo che ci sia, raga. Secondo me si priglierà con qualche missione, come diceva prima Jeep. Probabile. Amici, voi sapete dove si trova questa chiave? Se si trova da qualche parte. Oh, ci sono dei teschi qua. Carini. Gagliardi. Qua? Non morire. Non morire, Samu, non morire. Ed è a sud-ovest. A sud-ovest, interessante. A sud-ovest c'è un bel avamposter. Almeno che... No. Ma qualcuno sta affogando Puffolo? No, è qua Puffolo. Okay. Ho sentito lamentarsi. Vabbè, magari perché è con te. No, in realtà adesso è con Cippo, quindi... Ah, ok. Ho sentito lamentarsi. Vabbè che è con te. Vieni Puffolo. Ah, ok. Potrebbe essere una roba che ci sarà nella prossima avventura fra 2 settimane, però tipo 9 giorni fa, quindi tra una settimanella. No, scusami, aspetta un attimo. Voglio fare una cosa bellissima. Perché non me la fa più fare? Puffo, vieni un attimo qua, che con te in braccio me la faceva fare. Ah no, qua ti diceva di aprire la porta. Sì, non lo fa fare. Voglio, grazie. Aspetta un attimo, Puffo. Ma Puffo, vieni un attimo qua. Ma oddio. Ciao Gippo. Sono un mago. Hai visto? Udini mi chiamavano. Ti infili nelle cose, scompari. Cioè, se vuoi faccio anche sparire la statua della libertà, eh. Te la porti in casa. Puffolo. Ma mia, quanto erano buoni i fruttoli. Mangiavate da piccolini? No. Non mai mangiato. Sì, ma non è che erano così super. Raga, c'è qualcosa in mare. Bravo. Adesso c'è che dire l'animale. C'è l'acqua? No, c'era una cosa da vendere. Vai, ti tiro giù la vela. Meno male che Dylan c'è. Grazie. Lo apprezzo. Lo apprezzo. Ciao Felix, come stai? Oh, ciao Felix. Ragazzi, uno shotino al buon Felix. Domani si fa la live, domani sera alle 9. Domani sera? Non oggi? No, abbiamo rimandato a domani perché si fa serata horror. Ok. In cui Francia giocherà. Cosa? Non so se l'avevamo detto il gioco, Fili, l'altra volta. Ma e si figuri. No, ragazzi, andate... Però comunque, domani Franci gioca e Fili, diciamo, che commentiamo e parliamo. In più abbiamo anche qualche argomentino di giochini. Ragazzi, andate a seguire il buon Felix. No, non dire, ok. Però invece di parlare cose, diciamo, come l'altra volta, ci sarà questa cosina di Franci che giocherà. Ci sta. Guardate qua, ma che bellissime emoticon. Ma chi è quell'uomo là? Belle. È proprio Gippo. È proprio le belle bellino. Che ci siano. Guarda che bellino. Che ci racconti, Felix? È magnifica quella lì. Cioè, è la più bella emote di tutta Twitch. Di tutta la storia. C'è anche Franci. Te l'ha presa quella di Franci? Lei è una zucca incredibile. Aspetta. Guardami ora. Aspetta. Eh no, punta più in basso.
Mi dite per favore dove devo andare? Non ti vedo. È questa l'isola, è questa, è questa. Qua. Io lo so, ma indicatemi sulla spiaggia. Ah, ok, è questa qua. Va un pochetto a sinistra, un pochetto a sinistra, che ora tiriamo l'ancora. Mario? Vai. Addio. Niente, vabbè. Vado a riparare. C'è un intro in cui parleremo di oggi. Finché rimane intera, va bene. Poi fra gioco ci saranno alcune news. Ok. Ma porca. Ma dimmi un po' oggi, ma la reaction di Yobrada a The Witcher? Ha scritto... No, vabbè. Onesto. Ah, è vero, raga, The Witcher 4. The Witcher 4. Infatti c'ho il pipotto barzotto. Beh, un giocone The Witcher. Poi era Unreal 5. Non è che proprio viviamo con la voglia di sapere le condizioni del tuo pen. Cioè, ma come? No, del mio Pippo. Ma The Witcher 3, scusa, in che engine era? Di quelli di là, no. Quelli di Gipo ci interessa. Con loro, mi pare. Il Red qualcosa. Okay. Sì, sì. Avevano un loro... Ok. Saranno allora che abbiano cambiato proprio engine passando... Infatti... hanno fatto collaborazione... Sì, sì, hanno fatto la collaborazione con Epic... Ok. E quindi ora vedremo. E tra l'altro una nuova saga, non è che ne esce. Quindi presumo che non esca solo il 5. C'era il 5, il 6 e boh. Vediamo, quindi... vediamo. No, io sono contento, sono parecchio contento. Vero, CD Projekt guarda, passano da Red Engine a... infatti, per quello fa un po' strano. Mi dirai, se Red Engine era il motore grafico che hanno usato su Cyberpunk, potrei capire i motivi del cambiamento, insomma. O comunque capisco i motivi dell'affidarsi a un'azienda esterna. Ci può stare, secondo me. Amo. Sto scaricando la roba qua sotto. Sto sistemando un attimo, Samu, amici. Ve lo flippo. Oh, non so parlare. Che gli fai a Samu? No, perché pensavo già che se la... una parte pensavo di che si fosse... pensavo che Dina si fosse arrabbiato con me perché ho nominato Cyberpunk. No, c'è una parte di green screen che dà fastidio lì. E quindi la flippo qua così. E faccio le magie bellissime. Guarda, faccio... ok, fatto. visto, magia incredibile. Dice che proseguiranno lo sviluppo della Real insieme agli Epic. No, collaboreranno, non si appoggeranno solo a loro per lo sviluppo. Vabbè, sì, no, quello è normale. Però dico, ci può stare che si facciano aiutare, quantomeno, dopo quello che è... dopo quello che è successo con Cyberpunk. Perché mi hai ridato la cassa dei cosi? Questa ripetizione. Sì, anche se continua a essere sempre strana la cosa, perché a parte la cosa di Cyberpunk, non ti verrebbe da dire che abbiano bisogno di aiuto, perché vedi un Dylan. The Witcher 3, cosa? Qui sull'isola. Sì. Le cose. Sì. Sì. Ma sai... Sì. C'era ancora una cosa qua, invece. C'era ancora una. Magari ci può stare anche per il fatto di... quello, per quello che può fare la Real Engine 5, cioè tanta roba, quindi magari vogliono fare un gioco bello pesante. Ok, ora sono tornato ad essere totalmente praticamente grande farò. E comunque Cyberpunk sì, è in Red Engine, continuano a fare aggiornamenti. Infatti no, Cyberpunk è in Red Engine, ma anche The Witcher 3, se non sbaglio. Quindi ma sì, ma penso... dico... sì, Zelda, ti faccio uscire la gatta, arrivo. Aspettate. Dai. Provo ad andare a vedere poi in un'altra zona. Com'è? Sono uguali oppure no? Perché diceva pure ogni fortezza ciao, dovrebbe bambini! Essere di... vabbè. È tornato. Era da un po' che non era così disturbante. No raga, mi è finita la ciabatta sotto il comodino. Porco cane. Ma che senso? Ma perché? Oh io babbo. Salve. Oh io. Ah. Signori, inseguito da Fra per mezza mappa, in che se... cioè? Hanno fatto il rinculello. Comunque, signori, mi dispiace, ma stasera vi lascio subito, sono morto dopo l'allenamento, ma ci mancherebbe, Felix. Vai tranquillo, Felix. Buon riposo e buon recupero. Ci sentiamo domani, a che ora siete in live domani, ragazzi? Teoricamente alle 9. Ok, spero di riuscire a fare un saltino da voi.
Buon proseguimento a tutti. Ciao Felix, ci becchiamo domani. Alla prossima. Buonanotte, bello. Alla prossima, buonanotte. Ragazzi, fate un salto da Felix, mi raccomando, che domani alle 9 faranno anche horror. Vi lascio il canale qua in chat. E quell'horror Dylan te lo apprezzerai molto. Ah, ho capito. Ho capito. Grazie, raga, ma figurati, Felix. Io ho scritto 21 e 30 per essere sicurezza, hai fatto bene. Fra, credo sia ben felice di spiegare cosa sia successo. Vai, ci racconti, Fra, ci racconti. Tanto abbiamo un po' d'acqua. Ho dovuto eseguire a piedi per mezza mappa per avere 13.000 anime. 13.000 anime. Cioè, Fra... Ah sì, non perché non dà tanto, oh, giustamente, uccidendo... Giustamente. Ma perché è scappato Squarta al posto di combattere? Ed è scappato da Codardo? Siamo... Dall'altra parte della... dell'isola c'è una nave nemica di giocatori... Dove? È qua. Proprio davanti a me. Samu, è la nostra nave qua. Ah, è la nostra. Non era così fino a 3 secondi no, fa. No, l'ho cambiata. Uno si preoccupa, vedo una nave. No, no, è quella dello squalo ancora che la... No, hai perfettamente ragione, però Samu, non ti sei posto la domanda, ma dov'è la nostra nave? Sì, l'altra domanda sarebbe stata, ma dov'è la nave? Raga, ho trovato una cassa di fuochi d'artificio qua sulla spiaggia. No, è perché qualcuno l'aveva droppata. Oh no. Ma chi è che ha cambiato la roba? È stato Fabio che ha cambiato la roba. Io ti vedo, codato, l'ha chiesto lui, togliti l'armatura e corri. Mi ha seguito nudo, così dovevo andare un arco pesante, ora caccia della mia parete. E niente, è stato bellissimo, santo cielo. In cosa avete trasformato Elden Ring? No, ma a me stanno arrivando dei TikTok magnifici. Della gente che si traveste da NPC, ho visto. Non so se ho mandato quello del teabag. Quale più? Hai presente quei cani enormi, mezzi lupo, che hanno una testa particolare? Ah, ok, sì, quello con la spada, ok. Ecco, praticamente viene ucciso da questo e quando lui muore praticamente si mette a cuccia e gli fa il teabag a manetta. Ma cosa? Niente. Oh, che succede? Si è resetto il server. Ah, no, pensavo fosse qualcosa di bello invece. Io un arco più simulativo. Eppure fallito nell'uccidermi. Com'è fallito? Quindi alla fine ha vinto Squarta, non ho capito. Sono confuso. Il mondo sta cambiando e con esso anche Gippino. Tra cieli sconfinati e acque insidiose, Gippino è pronto a mettertela nel culo. No, ma perché? Perché è la verità, Samu. E Gippo lo sa. Come Gippino ha lasciato la ciurma? Quella connessione mi sta lasciando. No. È insultato, si è offeso. No, se ne va, ma Gippo, ma senza di te non è più la stessa cosa. Non c'è la solita magia. Gippo. No, se non c'è Gippo me ne vado anch'io, raga. Non ha vinto. Troppo amore. Non sono abituato. A parte che col galeone non ce la facciamo. Fino all'entrata della città di Eterno. No, vabbè, ma grandi. Mizza, è un bel tragitto, eh. Comunque, raga, abbiamo ancora una mezz'oretta. Non so cosa vuoi fare di... È una mezz'oretta su Sea of Thieves e non sapremo ancora io cosa fare. Ci facciamo 4 chiacchiere, magari, non lo so. Ma andiamo a vedere... Cosa? Vabbè, secondo me si può fare 4 chiacchiere, perché... Ah, ma ti sei riunito? Ok, pensavo ci stessi lasciando. Oh, ciao, Gippo. Ah, allora, vabbè, no. Ciao. Ma ciao, magari in 4 si fa più facile. Cioè, ero da questa parte, ciao, no? Sì. Ciao. Cioè, da questa parte del tavolo della mappa. E ho detto, ma cazzo, hanno spostato quella parte, quella dei vulcani, in alto a sinistra. E solo che al contrario. No. Tutto a piedi. Il mio piano era di portarlo fino a che... Se una volta ci fosse una passeggiata nudi per tutta la mappa di Elden Ring... Gagliarda come cosa. Che invito strano. Cioè, nel senso, no, dai, tipo, ci facciamo la passeggiata. Sai cosa? Darci qualcosa. No, una passeggiata esatto, nudi su Elden Ring. Sai cosa? Edito, facciamo tipo una camminata. Ci metteremo una giornata intera. Edito il video e lo speedrun e lo carico sul tubo. Sicuramente c'è gente che se lo vedrà.
Perché c'è molta gente magata di Elder Ring che guarda queste cose. Tipo me. Ciao. Comunque posso dire una cosina. Ah, ci sto. Elder Vai. Dica anche 2, 3, 4, 5. Ora parla. E... dai, 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 dai. Secondo dai, me... dai, dai. Non è così tanto rigiocabile con il New Game Plus. Allora, io non lo so perché lo devo ancora finire, ma secondo me per il fatto che è veramente immensa la mappa di gioco, va a togliere la rigiocabilità dell'NG Plus, secondo me. Per questo, fosse stato un open map un po' più lineare, quindi un po' più come Bloodborne e gli altri Souls, ti dico di sì. Sarebbe bastato lasciare le grazie. Perché adesso devi ritrovare, ti devi riteletrasportare nelle cose, magari non hai fatto caso a delle zone, cioè io ho visto dei TikTok di boss e di zone che non avrei mai pensato che si potessero raggiungere e con oggetti speciali, che cioè roba assurda. Sai cosa? La cosa delle grazie, secondo me... No, vabbè, no, ci sta che posso capire, dà fastidio, però posso capire come me l'hanno tolte. Sì, e... se no uno lasciava in 3 secondi. Però secondo me, per me è più un fattore di open world, cioè è talmente immenso che fare l'NG Plus non lo so. Cioè, ci sono talmente tante cose da scoprire che non saprei manco quando mi sentirei pronto di fare l'NG Plus. Se dovessi prendere un Dark Souls 1 o 3, che sono un po' più lineari. Perché stiamo scogli. Mamma mia. Oh, vero. Chi è che io che ha tirato... io ho tirato l'ancora. Cosa stai dicendo? Si vede in live che l'ho fatta io. Ero Samu qua. Ci salva ero qua. Ragazzi, oh, guardalo, chi vuole prendersi il merito. Clippatela. Aspetta, voglio non hai fatto nulla. E niente, poi dice miseramente. Fino a dove? Tutta la mappa. Fabio che cerca di distruggere la nave, esatto. Sì. Comunque, secondo me il problema è l'open world. Cioè l'open world è fantastico, ma ti va a togliere la rigiocabilità per quel motivo. Non sai quando puoi dire... ok, ho finito tutto, posso andare avanti. Infatti io mi sono un po' pentito perché non ho più quella voglia di prima di giocarci. Mentre questo discorso non è valido per tutti gli altri Souls e Bloodborne, perché sono un po' Fabio, più lineari essendo open map. Perché cerchi di scavare in una roccia? E quindi la rigiocabilità ne senti proprio il bisogno. Cioè nel senso, anche se capisci di aver finito tutto quello che devi fare... e quindi di rigiocartelo per rigiocarlo, proprio divertirti. Niente. È stato questo Fabio. È grazie, fra per la clip. È il classico buco nell'acqua. Ma ragazzi, partiamo magari, sarebbe Gagliardo. Cippo? Poi non lo so, Chagron. Squarta, tu che sei in NG Plus. Come la stai vivendo? E niente, stanno dando fuoco alla nave, sti qua. Perché non posso raccogliere il fuoco? Sì, finalmente! Sì, anch'io voglio raccogliere il fuoco. Ma sai cosa, guarda, ma chi se ne frega, ma tiro sull'ancora e andiamo contro gli scogli, va a cagare, guarda. Tanto ormai... Cioè... Finalmente! Finalmente no, non parlo come difficoltà, Squarta, non parlo come difficoltà. No, sono morto, restatemi, raga. No, no. Sì, aspetta. Niente. Aspetta che ti... No. Io farei per poter provare sempre più, provare sempre più bid. Quello sarebbe l'obiettivo principale. Come secondo sicuramente che affrontare boss. Io parecchio... No, ci sta, fra? No, io non parlavo di rigiocabilità. Cioè, scusami, di difficoltà. Parlavo più di rigiocabilità. Cioè, non lo so, per come sono fatto io... La cosa che c'è un sacco di roba da fare. Ah, ma sei morto anche te, ciao. Sì, ciao. Davvero un sacco di roba da fare in Elder Ring. Non saprei mai. Cioè, non mi sentirei mai pronto di iniziare l'NG Plus. Perché mi sentirei di lasciare qualcosa indietro, di qualcosa di incompleto ancora. Rispetto magari a un Dark Souls o un Bloodborne, dove comunque è un po' più lineare, essendo open map, e quindi.
tipo ha lasciato la ciurma, no? Perché? Gli sarà saltata la connessione. E quindi tu dici, ok, io ho finito ma il gioco. Ma io sono respawnato e sto prendendo fuoco, ma porca miseria. Questo discorso è in Dark Souls 3. Negli altri appena è un po' diverso, perché appena finisci il gioco poi ti parte subito l'NG Plus. Poi ecco, molto figa la cosa che ti puoi rifare le build, ok? Dando quella roba a quel personaggio lì, non faccio spoiler. D'altra parte questa cosa mi preclude la voglia di farmi un secondo personaggio, perché io ne ho talmente tante di quella, talmente tante no, ne ho parecchie. Poi se dovessi fare l'NG Plus ne prenderei altre, che mi dico, ma qual è il senso di farmi un altro personaggio per riprendere quelle armi fighe e tutto per farlo magari tank, quando posso tranquillamente rifare il respawn delle statistiche. E con questo personaggio, essendo quello principale che sto già esplorando e facendo tutto, sto cercando di prendere tutte le armi, anche stregonerie e incantesimi, anche se non le sto usando. Proprio in vista di questa cosa qua. Secondo me questa cosa è comodissima, ci sta, però giustamente ti toglie, secondo me, la voglia di crearti nuovi personaggi. Cosa che, per esempio, in Dark Souls 1 c'è il personaggio Gito. Destrezza, quello tank, quello piromane, quello stregone, così via. Fabio, ti do fuoco. Ma l'hai tirata via l'ancora, Dylan? Mi hai tolta l'ancora? Non potevo, perché mi bombardavano ogni volta, mi toglievano vicino all'ancora e... Vai, vado a toglierla io. Samu, non vorrei dire, ma sei in mezzo al fuoco. Io ti do una mano, però muoio. Anch'io muoio. Io voglio semplicemente provare più armi. Ma io, guarda, invece... Dai, mi manca poco, mi manca poco. Non ne sento il bisogno. No, sono morto. E niente. Non ne sento il bisogno e ti spiego perché. Gioco Dark Souls 1 e la mia build destrezza mi ci trovo bene, ma sento che mi manca qualcosa e quindi mi garba, anche per divertimento, oltre che provare altre armi, provare altre. Quindi faccio il tank, il piromante e così via. Mi sento invece completo con sta build su Elden Ring. Ma direi di farci quattro chiacchiere, visto come la nostra produttività, insomma. Sì, io invece mi godo la nave che prende fuoco. Cioè, sicuramente... Sì, no, anch'io, ma no! Anch'io, però dico... Sì, è... Sicuramente mi piace provare altre armi. Solo che adesso, non essendo che le proverei per poi ritornare alla mia build, a sto punto sì, ecco, il senso magari di più personaggi rimane proprio per quello. Ti fai il tuo personaggio tank, il tuo destrezza, il piromane e così via, ce li hai tutti lì pronti. A gioco completo, quindi con tutte le grazie e tutta la mappa, in modo tale che ti vai a divertire un po' in giro con quelle build, poi ti parti l'NG Plus, non lo so. Io per adesso me la sto vivendo in maniera particolare, anche perché lo devo ancora finire. Cioè, sto veramente esplorando tantissimo perché ho voglia di farlo. Cioè, il gioco ti mette davanti delle ambientazioni incredibili che ti spingono alla follia a esplorare. Niente. Boh, non so, a me ha preso abbastanza da continuare a giocare. Che carino, Dylan, che è rimasto lì sullo scoglio da solo. Ok, ciao Samu, e te invece sei in mezzo all'oceano. Guardate come nuota, sì, Samu. Sì, ma perché ero morto. Guardate che bello che è. Sexy Samu. Sì. Tanto addio, esco, amici. Raga. Vi cambio scena. E cambio anche categoria. Me ne dimentico. Ah, quindi boh, la vedo un pochetto così. Però poi bisogna vedere. A parte che comunque sicuramente non me lo... Una volta finito non parto subito con l'NG Plus. Non parto subito, perché ormai c'ho tipo... Sono 85 ore di gioco. C'ho ancora una voglia incredibile di giocarlo. Però una volta finito, prima di partire con l'NG, voglio un attimo concentrarmi su altri titoli che ho lasciato un po' indietro, come Horizon Forbidden West, per esempio. E poi siamo sempre lì. Ho sempre voglia di rigiocarmi Dark Souls 1. Porca miseria. Dark Souls 1 me lo rigiocherei all'infinito. Secondo me... Ciao. Ciao.
Grazie, Sam. Io volevo dire queste cose importanti, scusate. Okay. Niente. Ragazzi, secondo voi quando uscirà The Witcher 4, che non sappiamo se si chiamerà 4, comunque il prossimo The Witcher? 2024-2025. Sì, ci sta. Ci può stare. Dark Souls. Dark Souls 1, solo una run hai fatto. Mentre si diceva di Hogwarts Legacy. Sì. Che è molto probabile, non è sicura, poi non si sa, però è molto probabile, visto che non hanno dato una data precisa, che venga rinviato ai primi mesi, primissimi mesi del 2023. Ok. Quindi gennaio, febbraio. Ok. Ci può stare, cioè, l'importante è che facciano un bel lavoro. Quello che hanno fatto vedere sembra essere un bel lavoro. Poi bisogna vedere per dare la mano, ovviamente, perché cambiano le cose. No, di Dark Souls con... Ah! Per livello 1. Ok. Ok, ok. Ci sta. Io, vedi, Dark Souls 1 è quel gioco che... Ah, partiamo da questo presupposto. Io di mio difficilmente rigioco i giochi. Cioè, gli unici giochi che ho rigiocato magari è stato qualche volta per platinarli, come un Uncharted 2, per esempio, di cui presi il platino. E rigioco veramente, ma veramente poco i giochi, perché, tipo, The Last of Us, ok, è un capolavoro. Ma una volta che l'ho finito e mi ha dato tutto quello che doveva darmi a livello di emozioni e tutto, rigiocarmelo, mi sento come se dovesse rovinarmi quello che per me è stato il gioco, perché non sarebbe più in grado di ridarmi, giustamente, le emozioni che ho provato all'inizio. Ma perché poi sai già cosa succede, sai già come va avanti. Sì. Quindi non hai più quell'effetto di sorpresa, magari, che hai quando vedi qualcosa, no, per la prima volta. Esatto. Normale, ma infatti, cioè... Io nessun gioco, quasi nessun gioco, lo rigioco. O altro esempio. I giochi tipo della Quantic Dream, che hanno un casino di finali, ok? Io non riesco a rigiocarmeli, perché se dovessi rigiocarlo, le altre scelte che prenderei per vedere un po' come va, non sono le scelte che avrei preso io. Quindi io la mia run con le mie scelte me la sono già fatta ed è quella. Io l'unico che ho rigiocato è stato Detroit Become Human, ma solamente per la live, ragazzi, per farvelo qua sul canale, sennò non l'avrei rigiocato di mio, onestamente. Quindi no, ma ci sta. Invece Gippo, Fabio, voi? Gippo è partito via. Gippo è morto proprio. Sinceramente, la mia visione dei videogiochi è solo uno, vorrei finirlo. In realtà, che non mi è dato sapere quando potrò finirlo, però. Ah! La speranza è l'ultima a morire. E niente, poi per il resto, non sono uno di quelli. Credo che di videogiochi ne avrò completati due nella mia vita. Beh, no, perché dopo un po' anche i single player, anche se sono bellissimi, mi scassano. Ok. Anche perché avendo pochissimo tempo per giocare, preferisco giocare multiplayer. Ok, ci sta. Tra l'altro, esatto, visto che parlavi di Dying Light 2, ragazzi, io continuo a dirlo perché gli hanno lanciato un po' di schifo addosso, perché hanno paragonato il primo dicendo è pieno di bug, risulta ingiocabile. Invece c'ha dei bug, perché io e Fabio ogni volta che ci giochiamo, bene o male, siamo sempre a riavviarlo quelle due volte. Però è molto divertente. Cioè, non è una bella storia, sì. è fatto veramente bene. Ecco, la frustrazione causata da quei pochi bug non supera il divertimento. Cioè, il divertimento è molto di più, quindi merita. Cioè, se vi consiglio di giocare in coop, perché da solo, secondo me, annoierebbe tantissimo. Cioè, oddio, renderebbe lo stesso, però il meglio lo dà in coop. Io saluto che domani tengo scuola. Vai tranquillo, Squart. Tutto il gioco RPG livello 1. Complimenti. Buona scuola, allora. Squart e buonanotte. Ci vediamo mercoledì se ci sei, Squart. Yes. Buonanotte, bello. Grazie ancora per la resub. No,
gli unici che invece rigioco è stato Dark Souls 1. Proprio l'1, nonostante il 3 sia nettamente migliore a livello di gameplay, a livello grafico, a livello tecnico, anche più lungo, più grande e tutto, l'1 è quello che ogni volta, cioè non perdo mai la voglia di rigiocarlo. Se uno domani mi dovesse dire ci facciamo una run, subito. Cioè, mi piace, non so. Quello e Metal Gear Solid, in particolare il 4. Metal Gear Solid 4, che me lo sono rigiocato un sacco di volte. Perché mi divertiva. Mi ricordo una volta che avevo, perché in Metal Gear Solid 4 puoi mettere i Walkman a Snake e ci puoi mettere le musichette. C'era il casino, la guerra, la gente morta, i Geco, che erano questi robottoni bipedi inquietantissimi che ti seguivano. E io ero con il mio Walkman e mettevo una musichetta tranquilla, troppo allegra, che sembrava uscita da un anime di bambini, tutta in giapponese, e mentre l'ascoltavo Snake intanto mitragliava la gente e io mi divertivo un botto, mi divertivo veramente un botto. Era un po' inquietante come cosa. Vabbè, ognuno, per carità, ha i suoi metodi per uccidere le altre persone. Esatto. In game, ragazzi, in game. Sì, sentivo un po' le vibes di Jeep in quel momento. Ehi, proprio le tue, ragazzi. E poi basta. Non mi ricordo altri giochi che ho rigiocato più volte. Cioè, io giochi che ho rigiocato proprio tanto non ce ne sono. Cioè, c'è stato qualche gioco che l'ho rigiocato magari due volte. Qualcuno sì. Ma giochi che ho giocato tanto, sempre gli stessi. Parlo ovviamente di single player, ragazzi. Di single player, che la storia inizia e finisce così com'è. Nessun altro. Cioè, nessuno l'ho rigiocato tante volte. Ah, ecco un altro. Resident Evil 5. Che nonostante non sia uno dei migliori Resident Evil 5, perché è quello un po' più action, tolto ovviamente quell'abominio del 6... me lo sono rigiocato parecchie volte, perché oltre ad averlo platinato mi divertivo un sacco a giocarlo, perché era tra l'altro interamente in coop, tutto in coop dall'inizio alla fine, volendo, e mi divertivo un botto sta cosa. Cioè, quindi con un mio amico ci passavamo le giornate a giocarlo e rigiocarlo in tutte le difficoltà possibili e ci siamo divertiti tantissimo. Questi tre titoli. Perché anche gli altri Souls, tipo Bloodborne e tutto, Bloodborne alla fine l'ho rigiocato solo una volta. Cioè due oltre alla prima volta, quindi in totale tre. Vabbè, comunque. No, sì. Più di sicuro, più tre che, cioè meglio tre che zero. No, esatto. Già Dark Souls 3 è immenso, è stupendo, ma solo una volta l'ho giocato. L'uno con tutti i suoi difetti, perché avrò 5 personaggi attivi, 4 ore, cioè un botto, veramente un botto. Per non parlare poi all'epoca su Play 3, perché adesso giustamente c'ho i dati della remastered. Sì. No, poi basta. Poi ci sono i titoli che magari ti rigiochi perché esce la remastered o remake, tipo Dead Space. Ma a parte Dead Space, questo che uscirà, perché parliamo di remake, quindi un'altra cosa. Remastered. Che il gioco è più o meno è lo stesso, ma con le texture un pochettino ad alta risoluzione. È vicino a un remake, anche perché hanno detto che ci saranno zone nuove. Cosa? Dead Space. No, Dead Space so che è un remake. Sì, ma è anche grafica completamente rifatta, è proprio un remake. No, mi riferivo alla rigiocabilità. Sì, come può essere tipo... Quella di Jak and Daxter o... Bello, ah, Uncharted, sì, no, può essere Uncharted, può essere anche cosa, come si chiama, Spyro o Spyro. Sì, sì. Crash, i primi tre che era fatto la remastered anche di quelli. Sì, quelli alla fine sono uguali, sono pixel per pixel identici, cambia solamente la grafica. Lì può essere un buon modo o per recuperarli se uno non li ha giocati prima. Vero. Oppure uno magari li ha giocati ma non così tanto, tipo io magari da bambino ho giocato Crash, ma chi se lo dice, non l'ho giocato così tanto magari rispetto ad altri giochi, e quindi mi ha fatto piacere comunque per prendere assolutamente. La remastered. Ecco, bravo, altri titoli per esempio mi vengono in mente che a volte ogni tanto mi rigioco sono i retro, tipo per esempio Lost in Time, me lo sono rigiocato in live con voi, così come anche altri titoli. Però, di Garba rifare. Ecco, quelli retro ti direi, vabbè io non gioco pochissimo retro, però okay. Ti dico che mi potrebbe interessare
perché non mi ricordo quasi nulla di quello. Ma lo gioco perché? Perché non mi ricordo nulla, non perché nel senso voglio rigiocarlo come se fosse un gioco che non che conosco. Ok, non sì. So se capisci. Sì, 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 sì. Ok, ho capito, ho capito. Vabbè, ci sto, ci sto. Sì, perché magari hai tipo dei ricordi vaghi del gioco e ti fa piacere poi sì. rigiocarlo. Sì, sì, ma ci sta. L'ho fatto con parecchi titoli anche questa cosa qua. Silent Hill, per esempio, i vecchi Zelda e così via. Quindi no, capisco. Quindi boh, vediamo questo Elden Ring quando lo finirò. Sicuramente mi prenderò una pausa una volta finito. Probabilmente lo finirò a 100 ore di gioco. Vediamo. Cioè, io ripeto, adesso la voglia ancora di giocarlo come se fosse la prima ora di gioco c'è. E questa è una bella cosa. Cioè, si vede che è proprio fatto bene, il gioco è strutturato bene e tutto. Poi vediamo una volta finito. Adesso sono in road to platino, me lo voglio platinare Elden Ring. Anche perché... Ma riesci a platinarlo con una sola run? Sì, sì. Me lo platino con una run. Ma se ti richiede dei finali. Sì, c'è la cosa dei tre finali. È un po' difficile allora. Ma ci sono dei trucchetti, ragazzo. Sì, vabbè, da salvataggio. Ah, già, è vero. Esatto. Perché te fai i trucchetti da... Vabbè, è giusto, cioè... Che ci ha voglia di rigiocarselo tre volte per fare il finale. No, vabbè, oddio. Se sai dove devi andare, te lo sfideranno anche in un'oretta. Un'oretta o due. Sì, ma poi puoi fare. Ci sono alcuni boss, li puoi fare proprio saltando la nebbia. Il punto, ecco, è che io non ho paura ad avviare NG Plus perché mi piace vedere la mia mappa bella completa con tutte le grazie che ho scoperto. E non voglio perdere questa cosa qua. Allora, remaster dello stesso contenuto ma che viene migliorato fino al punto di farlo sembrare un gioco attuale. Remake è il cambio del gameplay, del gioco, della storia e di tanti aspetti che non rendono il gioco uguale all'originale. Allora, c'è anche... è troppo generica la tua perché c'è una cosa un po' più specifica, un po' più tecnica. E riguarda proprio la qualità grafica. Ci sono anche dei remake che... Ci sono però anche dei remake che non sono cambiati dalla storia originale. Guarda, attenzione. Perché ci sono dei remake... Di solito la remastered... Guarda, aspetta. Prendo direttamente la definizione, così mi tolgo da tutto e buonanotte. Ragazzi, io vi abbandono che mi si sta chiudendo gli occhi. Peppo, grazie per la compagnia, ripigliati. Non è possibile, non credo che sia possibile mai nella vita. Comunque grazie per il pensiero. Vi saluto. Buonanotte, dai, buonanotte. Buonanotte, Fabione. Ciao. Notte. Ciao. Allora, dicevo... Aspetta che cerco un attimo. Aspetta. Perché c'è una differenza particolare. Ok. È un mix di quello che hai detto te. Cioè è quello che hai detto te. Però c'è un'aggiunta. Che tu puoi considerare remake anche quel gioco che magari rifatto... ecco, caso più eclatante, Resident Evil 2 Remake, ok? È lo stesso gioco, sì. A cioè, parte... Che credo che quello sia un remake, però vabbè. Resident Evil 2... No, il 3, scusami, il 3. Vabbè. Quello brutto. Quello che ha tagliato un sacco. Qual è quello che ha tagliato un sacco? Resident Evil 3 Remake. Il 3. Resident Evil 2 Remake è un capolavoro. Resident Evil 2 Remake ha almeno di una accortezza che non ho mai capito, anche perché nessuno ne parla. È l'esempio perfetto di remake, perché il gioco è rimasto identico a livello di trama, a livello di concept, quindi di survival horror. Ma loro hanno rifatto completamente il gioco da zero con tutti i nuovi asset. Cioè, la stazione di polizia che tu vedevi negli anni 90 su PlayStation 1 è stata rifatta da zero, ovviamente. E, non è remastered, cioè è lo stesso gioco, non hanno toccato nulla se non la qualità grafica andando a migliorare le texture.
lì hanno proprio rifatto da zero tutto il compartimento grafico senza cambiare nulla del gioco. Ovviamente il gameplay, e anche qua, come dicevi te, subentra il concetto di remake, è stato riadattato ai tempi moderni, quindi non era più con telecamera fissa, ma era in un TPS in terza persona. Sì, sì, sì. Ecco, sì, quello è un ottimo esempio, secondo me. Dead Space sarà un remake e si capiva già dal fatto che il comparto grafico è stato rifatto completamente da zero. Cioè, la grafica, ma ci sta, secondo me, per certi giochi un po' troppo datati, ci sta il remake, cioè giusto il remake. Esatto. Perché se fai... Perché la remastered non vai a toccare, cioè non vai a rifare il gioco da zero. Con remake sì, quasi da zero, no? Sì, giusto? Sì, nel okay. senso esatto. Poi vabbè, dipende dove vuoi lavorare. Il problema però, come diceva Fra, è quando tu hai una remastered, sei sicuro che il gioco è lo stesso di quello di anni fa. Quando hai un remake in mano, non è detto. Perché, come diceva Fra, possono giustamente... Poi che la cosa sia giusta o sbagliata, qua si entra in un sacco di discorsi. A me personalmente non fa tanto impazzire quando cambiano le cose della storia, vedi Final Fantasy VII Remake, nonostante poi sia un giocone incredibile. Però a parte questo, con il remake non hai la certezza che sia lo stesso identico gioco a livello di trama, pario, che hai giocato anni fa. Dead Space, io spero che a livello di trama sia lo stesso identico gioco che ho giocato, cos'era, nel 2008? Quando è uscito il primo Dead Space su PlayStation 3? Più o meno 2008. Oh, un 2008, po'? 2009 sarà. 2008, 14 ottobre 2008. Mamma mia, quanti anni, raga, quanti anni fa. Ma te, Gipo, avevi giocato prima Dead Space? Giocato? Il primo Dead Space, avevi giocato? No. Bellissimo, quello sì, con horror, con contro male. Lo so, però vabbè, da bambino avevo troppa paura. E poi per rigiocarlo su PC ho il problema che quando arriva sì. Quando arriva a prendere lì la pistola al plasma, sì. C'è la porta proprio quella dopo che c'è un muro invisibile. Dovresti riprovare. Ma ho riprovato quando feci il Game Pass, che c'è quello dell'IA, e ho... Che strano. E allora l'ho riscaricato, ho detto magari dopo anni l'hanno sistemata, invece no. Ancora ok, strano. E quindi Dead Space già, vediamo. Dal trailer hanno fatto vedere la stessa identica scena che c'hanno l'originale. Questo ha fatto molto piacere ai fan del gioco, me compreso. Poi vediamo come si svilupperà il gioco. Sicuramente se dovessi rigiocare lo stesso gioco con un gameplay più moderno, perché ovviamente anche il gameplay deve essere un minimo modernizzato, oltre che tutto l'aspetto grafico, e questa grafica della Madonna e tutto, senza che mi cambino la storia, sarebbe fantastico. Poi bisogna vedere. Se mi fanno qualche aggiunta, scusami se ti interrompo, se mi fanno qualche aggiunta, magari riprendendo qualche pezzo che non c'era nel gioco, ma c'era nei fumetti di Dead Space, che ha sempre fatto poi la Visceral Games, o che c'era negli altri titoli che uscirono anche per Wii, che facevano un po' da preludio, da prequel del gioco, tanta roba. Se invece vanno ad aggiungermi qualcosa che mi cambia la storia, ecco, quello non mi piace. C'è EA dietro, no? Sì, e non ci sono, non credo ci siano gli sviluppatori originali, perché questi qua hanno cambiato casa e stanno facendo Callisto Protocol, che sembra molto figo. Ma che tra l'altro non si sono più avute notizie di... No, cerco adesso, però... No, dicevo, ci ficcheranno l'online? Allora, tu hai una bella domanda, perché Dead Space 2 e Dead Space 3 hanno costretto quelli della Visceral Games a infilarci l'online, e l'online... Per questo faccio questa domanda. Faceva cagare. Conosco la EA. È il classico online che ti diverti qualche oretta e poi basta, non la vi più. Cioè, è inutile. Secondo me tutti i soldi e il tempo che spendi per fare online li puoi risparmiare e reinvestire per migliorare il single player. Dead Space 3 aveva anche la modalità cooperativa, che ci stava, perché ormai era un action. Fosse stato un horror come il primo, la modalità cooperativa o non doveva esserci,
e infatti nel primo non c'è, o doveva fatta veramente essere fatta veramente ma veramente bene in modo tale da mantenere lo stesso livello di horror. Nel primo non c'era, nel due non c'era, nel tre l'hanno messa perché ormai il tre era Gears of War, era diventato Gears of War. Non lo so, io spero di no. Io spero di no in modo tale che si possano concentrare bene bene sul gioco. E anche perché mi stai facendo il remake dell'1. E l'1 non c'aveva nessun tipo di multiplayer. Quindi, boh. Però remake. Remake. Possono fare un po' quello che vogliono, esatto. No? Esatto. Vabbè. Boh. Amici. Vedremo. Amici belli. Compagni di mille avventure, anche oggi è stata una giornata intensa, divertente, cittadini, in compagnia del nostro maniaco preferito di Twitch, Gippino. No. Piacere, sono il maniaco di Twitch. Il maniaco di Twitch. Dove la vista per bambini, probabilmente. Anche sotto casa, altrimenti lui seguirà voi. Esatto, e non è bello, raga, non è esatto. Bello. Detto questo, ragazzuoli, GP noi vi ringraziamo a tutti per la compagnia, per il sostegno, grazie mille ai nuovi follower e grazie anche a Squartone per la resub e a tutti quanti per la compagnia. Grazie, grazie a tutti. È stato carino ritornare su Sea of Thieves, è stato goliardo. È stato goliardico, esatto, sì, molto goliardico. Detto questo, noi... ci vediamo mercoledì alle 16:30. Sto meglio, ragazzi, quindi dovrei arrivarci vivo tranquillamente, purtroppo, per fortuna, a mercoledì, quindi ci vediamo mercoledì, ragazzi. Detto questo, fate bravi, ragazzi. Fate breve perché deve Gerte. Giustamente. Esatto. Buonanotte a tutti, belli, passate un buon martedì, ragazzi. E ci vediamo mercoledì. Ciao, buonanotte. Belli. Notte.